E allora buongiorno ancora alle persone che si sono sintonizzate adesso su Telemedito Radio Studio 95. Siamo in diretta, ospiti uno dietro l'altro. Prima abbiamo avuto Don Giovanni che si è parlato un attimino della serata questa sera in piazza a Marina di San Lorenzo, un'occasione per dare una mano alle persone che hanno subito in questi ultimi giorni i disagi di questo alluvione sulla zona ionica. E adesso abbiamo ospiti in studio da una città da cambiare, finalmente qualcuno è arrivato qui da noi. Abbiamo il consigliere Minniti e il consigliere Iaria che salutiamo. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Eccoci qua. Buona domenica comunque. Ecco, io prima di dare inizio volevo che sia l'uno che l'altro, partiamo prima da Iaria. Nina, ecco, chiamiamo in questa Nina, maniera. Ecco, un pensiero soprattutto per le vittime dei fatti che sono accaduti adesso a Parigi in sì. questi giorni. Purtroppo è stata una notizia che io ho vissuto. In realtà ero collegata alla televisione quando è arrivata questa notizia. Inizialmente pensavo si trattasse, non dico di uno scherzo, ma comunque di qualcosa di meno serio. In realtà la situazione è veramente grave, ci sono tante preoccupazioni, ci sono tante polemiche, ci sono state anche tante polemiche. Credo che in questo momento la cosa più importante sia riflettere su quello che sta accadendo in tutto il mondo e cercare di trovare la soluzione giusta. Io credo si parla di attacco, di guerra, di rispondere con la violenza alla violenza. Io non sono di questa idea, ritengo che sia necessario attivare un percorso di diplomazia, di dialogo. Lo so che gli interlocutori non sono in realtà disposti ad una simile soluzione, però è necessario in realtà intervenire attraverso la diplomazia. Non si può rispondere alla violenza con altra violenza. Del resto si è dimostrato che questi attacchi che sono stati fatti a Parigi, che vengono minacciati anche a Londra, a Roma in modo particolare, sono in realtà la risposta agli attacchi che sono stati effettuati dalla Francia e dalle altre nazioni. Spero che in realtà si possa trovare una soluzione che non sia in realtà quella di un attacco, di una guerra. Bene, grazie a Nina, grazie a Nina per il suo intervento, per le parole che ha speso per i fatti che sono accaduti adesso in Francia. Carmelo, ecco, anche lui due parole per questo. Sì, chiaramente le immagini che abbiamo visto in televisione, quello che abbiamo ascoltato ci lascia sgomenti. Io ecco, ho anche seguito un po' sui social quelle che sono state le polemiche tra chi invoca la chiusura immediata delle frontiere, chi un attacco immediato per risolvere il problema del fondamentalismo islamico e dei terroristi. Beh, in questo momento forse l'esempio migliore ci viene proprio dai francesi che stanno vivendo questo momento sicuramente come un momento difficile, di lutto, ma anche di riflessione. Se fosse così semplice la soluzione a questo problema, immagino che sarebbe stata già perseguita. Quindi non è semplice. E, tra l'altro, pare che le ultime notizie ci dimostrino come la chiusura delle frontiere, non penso possa risolvere il problema, perché spesso abbiamo che diciamo, i fatti ci dimostrano che queste persone agiscono dopo essere ormai inserite da anni nel contesto dei nostri stati. E, certo, quello che ci si augura è che magari in Italia l'opera dell'intelligence, insomma, anche l'opera delle prefetture, eccetera, possa sempre prevenire episodi di questo genere. È difficile. Speriamo solo veramente che le migliori energie, diciamo, vengano spese più verso, come diceva Nina, una soluzione diplomatica che non qualcosa di violento. Appunto, di guerre, si parla addirittura di terza guerra mondiale. Insomma, speriamo che questo non succeda. Quindi speriamo che le parole di Nina, appunto, possano, come dire, in qualche maniera essere giuste e positive, nel senso che non ci siano guerre e non rispondere alla violenza con la violenza. Bene, detto questo, vi ringrazio per le vostre parole, per i fatti accaduti a Parigi e adesso parliamo un po' di noi. Ecco.
di noi, della nuova amministrazione comunale, delle altre due liste, una città da cambiare, che abbiamo appunto, come dicevo prima, Carmelo Minniti e Nina Iaria. Ecco, possibile che non ci sia pace, insomma, tra la nuova amministrazione e la minoranza? Ecco, allora facciamo intanto partire questo, vediamo un attimo cosa ci può dire Nina Iaria. Allora. In realtà c'è pace, da parte nostra c'è proprio uno spirito, spesso viene invocata la parola collaborazione, si invitano sia i cittadini ma soprattutto i consiglieri di minoranza a collaborare, a partecipare. In realtà noi sin dall'inizio della nuova amministrazione abbiamo manifestato questa nostra apertura nei confronti della maggioranza, ritenendo che in realtà fosse fondamentale una collaborazione, una vera e propria collaborazione per la risoluzione di problemi. Bisogna infatti ammettere che comunque la situazione che ci si è venuti a trovare, che dopo le elezioni, in realtà non è una situazione facile, non lo sarebbe stato per nessuno, ed è proprio per questo che noi ci siamo permessi in alcune occasioni di offrire dei suggerimenti o comunque di renderci disponibili per collaborare insieme alla maggioranza. Abbiamo avuto in realtà tantissime occasioni. La più semplice, la prima che noi abbiamo posto in essere riguardava la giornata ecologica. Abbiamo in realtà organizzato noi come movimento una giornata per la pulizia delle spiagge e abbiamo invitato, io personalmente ho invitato sia il sindaco sia i consiglieri di maggioranza, per poi in realtà riscontrare non soltanto una mancata partecipazione ma addirittura un intervento da parte di carabinieri. In realtà noi siamo rimasti un po' a bocca aperta quando abbiamo visto una simile situazione, soprattutto rispetto a con un po' di imbarazzo nei confronti di tutti quei ragazzi minorenni soprattutto che avevano partecipato a questa bella iniziativa. In realtà l'intervento non riguardava direttamente il nostro movimento e quindi non tanto la manifestazione in sé per sé, quanto in realtà la posizione, il posizionamento di un gazebo che era stato collocato dalla ditta ASED per la fornitura semplicemente di materiali, di guanti, di sacchetti per agevolare questa iniziativa. E comunque in realtà è stata un colpo che abbiamo ricevuto come movimento, soprattutto rispetto a tutte le persone che avevano partecipato a questa iniziativa, in realtà lodevole. Penso che l'impegno da parte dei cittadini nella gestione del bene pubblico, nella cura comunque del bene pubblico sia da sottolineare e incoraggiare costantemente. Abbiamo avuto un altro esempio di collaborazione, quantomeno di un'iniziativa da noi assunta per quanto riguarda il giudice di pace. Abbiamo presentato una mozione che è stata in realtà rifiutata, rigettata durante il Consiglio per poi essere presentata dalla maggioranza. Abbiamo avuto un'iniziativa per quanto riguarda il finanziamento sull'efficientamento energetico. Noi a fine giugno avevamo presentato in realtà una lettera in cui informavamo, comunque sapendo che comunque anche l'amministrazione già ne era a conoscenza, però mettendo a disposizione anche il nostro aiuto per la presentazione eventualmente di richieste di finanziamento, che in realtà da parte della maggioranza erano state date come cose fatte, e in realtà poi il finanziamento è stato perso, non è stato concesso perché la domanda è stata presentata in ritardo. In realtà da parte nostra c'è sempre stata un'apertura. Di fronte abbiamo trovato in realtà spesso un muro, non sappiamo se per partito preso, la stessa situazione delle scuole. Noi appena abbiamo saputo della particolare situazione che si stava venendo a creare al momento dell'apertura delle scuole, abbiamo presentato un'interrogazione con cui sì chiedevamo tutta la documentazione relativa agli edifici scolastici interessati, quindi Plesso Marina e Plesso Prunella, però nello stesso tempo abbiamo anche proposto alcune soluzioni, abbiamo invitato l'amministrazione a prendere in considerazione altre alternative, ricevendo però un secco rifiuto da parte della maggioranza stessa. Quindi diciamo che tutti i suggerimenti fatti da una città da cambiare, diciamo che quasi tutti non sono stati... Sì, nessuno. Nessuno, addirittura. Nessuno. Questo è quello... No, io voglio... Adesso. Sì, adesso un attimino. No, voglio semplicemente dire che potete telefonare se volete e fare le domande. Quindi potete farlo allo 0965 78 15 02, oppure inviare un messaggio al 349 12 94 525. Noi abbiamo
appunto il consigliere Minniti e il consigliere Iaria che vi risponderanno a tutto quello che voi chiederete. Prego. Sì, giusto per concludere quello che diceva Nina, lei ha elencato una serie di episodi per i quali noi avevamo offerto la nostra piena collaborazione, perché come diceva Nina la situazione non è semplice e non lo sarebbe stata per nessuno, però ecco, forse ricevere qualche porta in faccia in meno avrebbe aiutato. Sul giudice di pace è emblematica, noi sostanzialmente abbiamo presentato una mozione proponendo addirittura una bozza di delibera da adottare per appunto la riapertura di questo giudice di pace, è stata bocciata la nostra mozione per poi essere riproposta tale e quale al consiglio successivo e poi approvata. Dico, che senso ha? Ecco, questi sono episodi che naturalmente hanno un po' minato questo spirito di collaborazione. A proposito, parentesi, noi speriamo che questo giudice di pace si riapra veramente. Ecco, perché... appunto, si parla anche di questo, voglio dire, nel senso che si è parlato già, tutto fatto, tutto tranquillo, però ancora non si è visto nulla. Ecco, cioè, esattamente, dire, giusto per vediamo, no, per capire, insomma, perché la gente ce lo chiede, insomma, noi siamo una radio che molte persone ci chiamano per sapere il problema, questo, quest'altro, e molti ci hanno chiesto appunto del giudice di pace, noi speriamo che appunto... No, infatti, cogliamo l'occasione proprio qui alla radio, ma lo faremo poi magari anche nelle forme ufficiali, per capire com'è lo stato di avanzamento dei, diciamo, lavori di riapertura di questo giudice di pace. È un po' calato il silenzio e siccome ormai a giorni si dovrebbe sapere quali sono gli uffici dei giudici di pace che poi verranno riaperti definitivamente, aspettiamo notizie. Giusto per chiudere, se permetti Filippo, prego. Questione della abbiamo collaborazione, tutto il tempo che vogliamo. Ah, bene. Non so quanto saranno disposti sino alle 11 a sopportarci, ci hanno dato tempo dalla regia, sino alle 11 siamo qui, quindi per la questione, ecco, collaborazione, polemiche, in questi ultimi giorni si nota un po' di insofferenza da parte di qualcuno, appunto questa che noi vediamo come semplicemente il nostro ruolo di minoranza. Noi abbiamo la nostra, chi ha vinto le elezioni è giusto che governi, no? È giusto che prenda le decisioni e si assume le responsabilità, però ciò non significa che non può essere soggetto a critica costruttiva, che la minoranza possa avere delle idee diverse su come risolvere i problemi. Sicuramente, certo, appunto, altrimenti non ci sarebbe, appunto, quindi è questo, semplicemente questo, c'è irritazione in questo ci dispiace. E poi un ultimo messaggio che negli ultimi giorni è passato in paese, ho sentito dire da parte di qualcuno, anche persone autorevoli, ma non è il caso di fare tutte queste polemiche, perché poi le polemiche portano agli scioglimenti. Qui su questo mi sento di dire, riflettiamo un attimino, non sono le polemiche che portano agli scioglimenti. Io mi auguro che non ci sia mai più uno scioglimento per merito, questo speriamo, ce l'abbiamo veramente con il movimento. E anche però questo quella non che sono la gente le polemiche, spera. Non sono le polemiche che le portano. No, appunto, io volevo appunto chiedere, no, perché noi siamo in mezzo al popolo, come dicevo sempre, e la gente ci chiede, ma tutte queste polemiche, ma è possibile, sia per la scuola, con la dirigente, l'amministrazione comunale, la minoranza, possibile che non ci sia un accordo e lottare tutti per una cosa, cioè questo è quello che la gente, io adesso chiedo, magari Nina può sì. Ecco, in realtà come ho detto prima, in realtà c'è proprio un muro, noi abbiamo riscontrato questo, è un muro questo, proprio un quindi, muro. Questo. Quindi in realtà c'è stata molta difficoltà, la stessa situazione delle scuole in realtà è stata posta come una forma di strumentalizzazione politica da parte nostra, da parte della minoranza. Devo dire che io sono stata forse la prima a rivolgermi proprio al sindaco appena ho sentito, devo dire la verità, al panificio, che si sarebbe aperta la scuola di Prunella, e non conoscendo la situazione della scuola di Prunella ho percepito in realtà le perplessità da parte dei genitori, che parlavano di una scuola inagibile. Proprio per questo mi sono rivolta al sindaco. Il fatto che noi poi abbiamo successivamente presentato un'interrogazione non è in realtà un attacco al sindaco, è in realtà la voglia di fare in realtà chiarezza su una situazione che destava molte preoccupazioni da parte di tutte le famiglie che erano coinvolte. Quindi nel momento in cui noi abbiamo chiesto la documentazione sulla scuola di Prunella e sulla scuola di Marina, in realtà non era un'azione contro il sindaco, era un modo per chiarire semplicemente una situazione. Il fatto che poi, sulla base dei documenti che ci sono stati consegnati, abbiamo effettivamente riscontrato che rispetto alla scuola di Prunella non sussistevano tutte quelle condizioni di sicurezza essenziali per
la tranquillità di genitori e bambini non significa che noi siamo contro il sindaco e soprattutto non significa che siamo volevate contro... Volevate vederci chiaro. Esatto, insomma, volevamo vederci chiaro e soprattutto voglio sottolineare, non è una presa di posizione contro la scuola di Brunella. Io più di una volta ho ribadito che sarei felicissima che però, venissero... scusa, sì. Ecco, ti interrompo solo giustamente un attimo perché io faccio pure un lavoro che sono vicino alla scuola, no? E quindi la gente adesso si lamenta, soprattutto quelli del centro, che devono andare a fare scuola a Musa. Cioè, adesso come facciamo? Cioè, è stato aperto adesso la scuola lì al centro polifunzionale. Ecco, polifunzionale per i ragazzi di Pilati. Quelli di Marina sono stati dirottati a Musa e molte le persone si lamentano. Chi vuole. Ecco. Se posso, io anche perché sono in certo qual senso, sì, in certo qual modo coinvolto direttamente. Mia figlia frequenta la prima elementare proprio nel plesso di Pilati. Come diceva Nina, nella nostra interrogazione, l'intento era quello di intanto avere a disposizione le carte per poter poi eventualmente fare delle proposte, ma lì nell'interrogazione stessa proponevamo anche delle possibili soluzioni alternative e sin dall'inizio, 12 settembre, ora non, se non ricordo male, il 12 settembre noi avevamo proposto come soluzione alternativa per la scuola, per gli alunni che frequentavano la scuola della Marina, perché allora il problema era alla Marina, il centro polifunzionale. Il sindaco ci rispose che non vi erano le condizioni regolamentari, normative per diciamo, far frequentare gli alunni al centro polifunzionale. E per venire al problema della dislocazione della distanza, diciamo che io ritengo da genitore che sia prioritario una scuola, sia diciamo come elemento prioritario scegliere una scuola che sia sicura piuttosto che disagiata, però anche il disagio diciamo deve essere tenuto in considerazione. Ecco, se le cose fossero andate, lo dico contro il mio interesse da genitore che frequenta, diciamo, che ha una figlia che frequenta il plesso di Pilate, se le cose fossero andate speditamente per la soluzione che avevamo suggerito noi, ma poteva essere anche una soluzione simile, alternativa, probabilmente gli alunni che frequentavano la classe Marina avrebbero da subito iniziato le lezioni al centro polifunzionale, come invece poi hanno fatto gli alunni di Pilati. Chiaramente il loro disagio è più lungo perché dura di più nel tempo, i lavori sono più importanti e loro avrebbero trovato comunque comoda anche dal punto di vista della distanza la soluzione del polifunzionale, mentre per gli alunni che frequentano il plesso della Marina è vero che Musa sarebbe stato ancora più distante, ma era per un periodo più limitato di tempo. Ecco, penso che queste non siano polemiche, insomma è un ragionamento che può essere accettato o meno, ognuno può scegliere la propria strategia politica, però mi sento di dire che questa non è polemica, semplicemente è un'analisi. No, io intendevo dire che la gente, no? I genitori adesso si lamentano, quelli che andavano alle scuole in via Marina, adesso dice a Musa ci viene ancora più lontano. Insomma, voglio dire, c'è. Ma sono tanti giorni, loro sono due mesi che due mesi che sopportano disagi, prima di pomeriggio, ora a Musa. Se fosse stato riaperto subito il polifunzionale, probabilmente non avremmo avuto. Io dico da genitore che frequenta, che ha una figlia che frequenta la scuola di Pilati, ecco. Io sarei stato contento di portarla per 15 giorni. Ma ne abbiamo parlato del centro polifunzionale, solo che era in condizioni un po', diciamo, di quello che ci hanno detto. Ah, noi abbiamo visto, io ripeto, perché effettivamente dice, si poteva fare prima, ecco, però noi ci siamo informati, dice, no, era in condizioni, infatti il giorno prima che i ragazzi potessero iniziare le lezioni e ancora si stava lavorando. Questo è quello una battuta finale. No, può essere, in effetti può essere. Quindi, però quello che abbiamo visto è che in pochi giorni sono esperite le procedure per spendere addirittura 15.000 euro per la scuola di Brunella, no? Sono state espletate tutte le procedure per spendere 15.000 euro e rendere in qualche modo diciamo accettabile il livello di sicurezza per la frequenza alla scuola di Brunella. Io non ho visto impegni di spesa, non ho visto spese per le scuole per la scuola di Musa o per quella della polifunzionale. Evidentemente si è gestito tutto in casa, in casa, quindi ecco. Era una cosa che si poteva fare anche prima. Si poteva fare prima, questo è il pensiero. E senza spese, va bene, questo naturalmente. Ripeto sempre che chi vuole può interagire, abbiamo parlato di scuola, abbiamo parlato di questa pace, se possibile.
possibile, ecco, tra la nuova amministrazione comunale, la minoranza, sia da una città da cambiare, e sia l'altra, adesso non mi viene, oddio, merito cambia, va bene, voglio dire, possono anche loro interagire se vogliono. Qui c'è un messaggio che vi riguarda, lo leggiamo subito. Solo promesse, come il mio finanziamento per i miei paraolimpiadi, che non è mai arrivato. Però voi di una città da cambiare avevate proposto per primi la riapertura dell'intercomunale di via Crotone, perché la vostra idea non è mai stata presa in considerazione. Chi vuole rispondere? In realtà noi, in effetti, nella nostra interrogazione del 12 settembre avevamo proposto varie alternative, tra queste c'era sia il polifunzionale, rispetto al quale inizialmente ci è stato risposto per iscritto che la cosa più importante è per l'amministrazione il rispetto delle regole, quasi a far capire che in realtà l'uso del polifunzionale sarebbe stato un uso illegittimo. Abbiamo proposto anche l'utilizzo dell'asilo di via Crotone, c'è stato risposto che questo asilo, in realtà, che è una struttura nuovissima, è un asilo di proprietà intercomunale. In realtà io sono andata a informarmi all'ufficio tecnico, ho preso tutta la documentazione, si tratta di un asilo di proprietà comunale, rispetto al quale in realtà è prevista semplicemente è prevista una convenzione tra i diversi comuni che prevede la possibilità per l'anno scolastico, però 2016-2017, è prevista la possibilità per i bambini che, di questi comuni che hanno aderito alla convenzione, di poter partecipare, di poter frequentare regolarmente questo asilo nido, pagando la stessa retta dei bambini di merito. Bene, rispetto a questa proposta c'era stato quindi affermato, c'era stato detto, risposto, che assolutamente non poteva essere utilizzato. In realtà noi ci siamo permessi di fare un passo avanti ci siamo rivolti direttamente agli organi regionali, ai funzionari della regione, per chiedere se fosse in realtà possibile l'uso di questa struttura. Ci è stato affermato che in realtà, vista la situazione di emergenza, l'uso dell'asilo intercomunale poteva essere assolutamente concesso, purché ci fosse una richiesta da parte del sindaco. Noi abbiamo chiesto al sindaco, abbiamo comunicato questa nostra le informazioni da noi assunte, anche se informalmente, alla regione, e il sindaco purtroppo ci ha risposto che lui non chiederà mai l'autorizzazione per l'asilo di via Crotone. Per fortuna la situazione si è risolta, spero che attraverso l'utilizzo degli edifici di Musa e del polifunzionale, spero che non si proponga un problema per altre scuole, e comunque mi auguro che tutta la situazione torni presto alla normalità attraverso il ripristino sia della scuola di Pilati sia del plesso Marina. Bene, ecco. Sì, prego. Sul messaggio che hai letto poco fa, sì, si parlava di paraolimpiadi. Onestamente, devo essere sincero, non ne sapevo nulla. Però, se l'ascoltatore volesse contattarci, lo faccia pure, laddove possiamo essere noi anche veicolo di questa iniziativa. Tra l'altro, i miei numeri sono disponibili sia sul sito internet del nostro movimento www.unacittadacambiare.it, sia sul gruppo Facebook. Il mio numero è pubblico, quello è il mio numero proprio personale. Quindi, può chiamarmi in qualsiasi momento, lanciare un messaggio a noi. Non conoscevamo questa iniziativa, saremmo felici di sposarla. Devo essere sincero, mi aspetto che la stessa sensibilità ci sia anche da parte dell'amministrazione, sia l'assessore allo sport, insomma, che anche l'assessore alle politiche sociali, ha la sensibilità per sposare determinate cause. Quindi evidentemente lo possiamo fare anche insieme, voglio dire, non c'è, certo, nessun problema. Sicuramente, comunque continua il messaggio, io ci vado lo stesso nel 2016 o nel 2020, oggi si decide. Ecco, per continuare il messaggio. Poi ce n'è un altro, io purtroppo so che sono tanti argomenti, ma dobbiamo rispondere pure alla gente, visto che ci siete. Ecco, buongiorno a tutti voi, a tutti vorrei chiedere informazioni per la tanta attesa costruzione del palazzetto dello sport. Nel nostro programma avevamo dedicato una parte ben specifica alla costruzione del palazzetto dello sport. Noi immaginavamo che con un'evoluzione dei metodi di finanziamento che sono oggi disponibili, le prevedono anche il 163, il decreto sugli appalti, magari attraverso appunto la finanza di progetto si potesse finalmente ricostruire, ma io direi
costruire di sana pianta il palazzetto dello sport a merito, perché ormai quello che è rimasto è veramente ben poca cosa e probabilmente le spese, diciamo, necessarie per la ristrutturazione sono addirittura superiori a quelli di una nuova costruzione. Quindi, appunto, dicevo, con la finanza di progetto si sarebbe sicuramente potuto avviare, e magari canalizzando anche altre forme di aiuto, di finanziamento attraverso, diciamo, i fondi di credito sportivo, insomma, si sarebbe potuto finanziare. Immagino che, anzi ricordo che l'amministrazione aveva anche proposto un qualcosa sul palazzetto dello sport, era in qualche modo differente. Beh, purché si faccia, aspettiamo che loro diciamo portino in consiglio magari qual è la loro idea sul palazzetto dello sport. Se, ecco, ci convincerà, saremo i primi a sposarla, a portarla avanti, perché comunque l'interesse, al di là di come poi si realizzerà, è che effettivamente questo palazzetto torni a riaprire, perché come abbiamo tante volte detto anche nei nostri comizi, insomma in tutte le iniziative che abbiamo fatto, lo sport, ecco, non è solo attività fisica, ma è aggregazione, è diciamo possibilità di stare insieme, di crescere, quindi fondamentale, insomma, anche l'aspetto del palazzetto dello sport. Benissimo, queste sono le parole del consigliere Minniti. Adesso ci sono, vediamo se c'è questa telefonata in diretta, perché abbiamo anche le telefonate in diretta oltre ai messaggi, quindi credo che gli argomenti qua non mancano. No, ma comunque quelli che i principali che dovevamo sì. parlarne un attimino, vediamo se riusciamo. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno, il tuo nome, da dove chiami? Giusti, voi non sentite? Vi dovete mettere le cuffie. Ah, okay. Ecco, per sentire un attimino. La regia ci vuole una cuffia, ecco, dall'altra parte, solo perché adesso non senti. Un attimino, tu rimani in linea, rimani in linea che prepariamo la cuffia. Un attimo. Ecco, intanto mandiamo. Bene, eccoci qua, abbiamo ripristinato la cuffia per Nina, insomma, e c'è la nostra ascoltatrice in diretta. Pronto? Ciao. Ciao, Giusy, hai detto il tuo nome, giusto? Sì. Ecco, allora, a chi vuoi fare la domanda? No, io sono quella che ha mandato il messaggio dei Paralimpiaci. Ah, Paralimpiaci, benissimo, complimenti che ci hai chiamato. Prego. Perché ci aiuti a capire, ci racconti un attimo, perché noi non sappiamo di questa iniziativa, così vediamo anche come poterti aiutare. Penso che sia comunque io un'iniziativa. Faccio sport, diversi sport, tra cui karate e scherma. Io ho la possibilità di entrare in Paralimpiadi sia di karate che di scherma. Bene. Ma sei già stata selezionata? Io, guarda, mi sono trovato a Londra proprio nel... Sono vincitrice di tante medaglie d'oro, anzi sono l'unica ragazza in tutta la Calabria che fa karate, infatti sono non studente, sì. E quindi sono riuscita a vincere tutte 3 o 4 medaglie d'oro. Complimenti. Tanto complimenti, infatti. Guarda, ti stavo raccontando, io mi sono trovato a Londra, diciamo anche un po' casualmente, nel periodo delle Paralimpiadi, no? Durante le ultime Olimpiadi, quindi a conclusione delle Olimpiadi, poi si sono svolte le Paralimpiadi, e devo dire che io, mia moglie e i miei figli abbiamo seguito con attenzione tutti, diciamo, la maggior parte degli sport paralimpici, e devo dire che ci sono delle manifestazioni, insomma delle gare che emozionano veramente. Io devo essere, mi scuso, diciamo, devo essere onesto, non conoscevo la tua attività, insomma non sapevo chi fossi. Vieni a vedermi nella palestra di Angelo Surfer. Angelo, come no? È un impegno che prendiamo insieme a Nina.
conoscerci di persona e cercare. Ma dicevi che oggi scadono i termini, entro oggi si decide? No, oggi si prendono la decisione se fare entrare Scherma, già è entrata, se fare entrare il karate nei Paralimpiadi adesso nel 2016 o nel 2020. Quindi come disciplina? Come disciplina. Perfetto. Quando ci vediamo da Angelo? Quando possiamo venire a trovarti e non disturbare le attività, diciamo? Io tutte le sere sono là. Tutte le sere. Bene, è un impegno che prendiamo. Giù, sì. Ecco, un impegno che hanno preso in diretta, non possono farne a meno. Tengo a dirlo perché sì. mi è stato detto sì, ti aiutiamo, però io fino adesso non ho visto. Non hai avuto riscontri. No, io sono andata e continuo ad andarci. Certo. Io il 5 dicembre vado ad Ancona per una gara di scherma, mi pago il biglietto io, 300 euro più. Ma tu hai chiesto, voglio dire, una mano d'aiuto anche per questo dalla amministrazione, oltre che stai chiedendo. Prego? È stato chiesto in diretta. L'avevi detto qui quando c'era il sindaco, credo. Sì, adesso io non me lo ricordo perché non posso ricordarmi tutte le chiamate. Va bene. No, mi ricordo che hai chiamato qualche volta, però non mi ricordavo. Ecco, va bene. Però i giornali portano sì. le mie medaglie e tutto, quindi. Benissimo, Giusy, avremo modo. Sono anzi, stata se pure premiata a Reggio. Anzi, guarda Giusy, scusami, abbiamo ecco, abbiamo poco tempo, comunque eventualmente mi chiedeva se può lasciare alla regia il numero di telefono, poi la richiamiamo sì. eventualmente, se no ci scriverà un messaggio. Benissimo, ci chiami, poi ci dai il numero, Giusy. Va bene? Ci chiamerai più avanti, dopo la trasmissione. Abbiamo anche i cani qua, perché abbiamo un po' di tempo. Ecco, abbiamo pochissimo tempo. Se riusciamo a chiudere quella finestra, comunque grazie a Giusy. Ecco, no, volevo dire, io devo correre velocemente, perché ragazzi, quasi va così, perché ci sono tante telefonate. Credete che la vicenda scuola sia stata gestita, ecco, vedi che arrivano in maniera. Ecco, credete che la vicenda scuola sia stata gestita nell'interesse dei bambini, oppure dietro questo problema ci sono altri problemi? Chi vuole rispondere? Nina, la scuola, le mamme. Le mamme, in realtà, come si può notare, è un problema che ha interessato tantissimo, ha coinvolto molte persone. Scusami un attimo, ma arrivano, magari ne parliamo, vediamo la telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno a tutti. Sì, buongiorno, no. Chi parla? Sono Tito Catalano. Tito Catalano. Io vorrei fare la domanda sia a Carmelo Minniti che sia a Nina. Sì, sì. E hanno ragione anche loro dalle sue parti. Noi purtroppo abbiamo fallito una squadra di Serie A calcio 5 femminile, però va bene il palazzetto dello sport. Ok. E che per andare a giocare ogni volta a Reggio Calabria, pagare 120 euro di partita e 17.000 euro di allenamento. Sai che non sapevo, fatto più. Non sapevo più che non c'è più il calcio 5 femminile a merito. A merito purtroppo, è fallito. Ho capito. Per colpa del palazzetto dello sport. È tutt'altro. Va bene, va bene, ne parleremo comunque anche di questo fatto. Tito, grazie per il tuo intervento. Prego. Grazie, grazie mille. Allora, puoi continuare. Per quanto riguarda la scuola, sì. Stavo dicendo che è un problema che in realtà, come si può notare anche dagli interventi, ha interessato molto. In realtà il dubbio che questo problema, che al primo posto non siano stati messi i bambini, è venuto anche a me, devo dire, soprattutto dopo la soluzione che è stata trovata a distanza di ben 2 mesi. Sembra quasi, io l'ho scritto anche in un post su Facebook, sembra quasi sia stata una fortuna quello che è successo alla scuola di Pilati, il problema delle infiltrazioni d'acqua, perché il fatto che ci siano stati altri bambini da dover sistemare in altri edifici scolastici ha dato in realtà una sorta di accelerazione. Su questo punto io stessa in consiglio e anche nei vari incontri con i genitori, con lo stesso ingegnere Porco che ha effettuato le valutazioni sugli edifici scolastici a merito, avevo in realtà proposto degli interventi più celeri anche alla Marina stessa, così come è stato proposto come sono stati fatti interventi d'urgenza tanto a Prunella quanto anche adesso alla scuola di Pilati e negli istituti del polifunzionale e del
e di Musa, io avevo proposto di effettuare con urgenza un'impermeabilizzazione del tetto della marina. In realtà il problema fondamentalmente era quello delle infiltrazioni d'acqua, per rendere fruibile quantomeno il piano terra, e questo proprio per andare nell'interesse dei bambini. Io ritengo che il fatto che in ogni rione ci siano delle scuole elementari sia proprio per venire incontro ai bambini. Si crea in realtà un micromondo dove i bambini sono liberi di muoversi, eventualmente anche quando hanno 4-5, quando frequentano la quarta, quinta elementare, anche di spostarsi liberamente, di andare a scuola da soli. Nel momento in cui viene a mancare questa esigenza, in realtà si va contro quelle libertà, quei diritti fondamentali dei bambini di poter crescere serenamente nella propria zona. Benissimo, allora grazie Annina per il tuo intervento, sempre precisa come sempre, voglio dire. Io devo leggere un po' di messaggi che stanno arrivando a valanga. Allora, solo complimenti per questi consiglieri, finalmente un movimento serio gestito da gente preparata. Buona domenica, se volete ringraziare. Grazie. Grazie. Assolutamente. Grazie. Ecco. Non l'abbiamo mandato noi, no, tu sei testimone. No. Ce e qui, testimone che arrivano quei messaggi, non possiamo gestirli noi, quindi. Allora, aspetta un attimo perché qua mi arrivano a valanga, dobbiamo li leggiamo un po'. Ecco, da quando è stato eletto il sindaco a merito c'è stata una guerra, minoranza e maggioranza. La minoranza propone, la maggioranza nega, la minoranza crea programmi e la maggioranza li boccia, non prendendoli neanche in considerazione. Ma è possibile che non vi mettete d'accordo una volta e per sempre per il bene del paese? Il sindaco e la giunta sbaglia, secondo me, ad essere così prepotente durante i consigli comunali. Dovrebbe rispettare la minoranza e cercare in qualche modo di trovare un modo per poter risollevare il nostro paese, perché se andiamo avanti così, dove andremo a finire? Sindaco, sia un po' più gentile, aperto, e metta da parte tutte le diatribe. Ecco, dove siamo arrivati, perché arrivano diatribe. Una buona giornata. Allora, questo è il messaggio che è arrivato. Ma quale palazzetto dello sport? Pensate alle cose più importanti. Ecco, da genitore coinvolto sottolineo come tutti i bambini sono stati tutelati e non strumentalizzati. Si è resa necessaria un'azione forte, in quanto le due istituzioni che avrebbero dovuto risolvere il problema fin da settembre sceglievano di non comunicare. Ecco, Piero. Allora, facciamo un attimino il riassunto della situazione. Vediamo come possiamo rispondere veloce, brevemente, perché ci saranno tanti altri messaggi. Tutti questi messaggi. Partiamo poi. Okay. Tanto grazie per chi ci ha fatto i complimenti. In effetti usare il termine guerra tra maggioranza e minoranza mi sembra eccessivo. Proprio in questi momenti, diciamo, usiamolo il meno possibile. Come dicevo prima, chi ha vinto deve governare e ha il dovere di farlo, ha il dovere di assumersi delle decisioni. In un certo qual modo è anche il ruolo più difficile. D'altra parte però noi non possiamo abdicare al nostro di ruolo di minoranza, per cui io continuerei, ecco, a non vedere le nostre proposte come polemiche, a non vedere, nel momento in cui ci troviamo in disaccordo con delle scelte assunte e lo manifestiamo, ecco, a vederle come polemiche. Il palazzetto dello sport non è la cosa prioritaria, beh, questo siamo d'accordo, però come diceva Tito, ci sono delle realtà che per merito, come quella della Serie A femminile, rappresentano quelle, diciamo, quelle occasioni di riscatto, di rilancio anche al di fuori dei nostri comuni e dei nostri confini, e non poterle perseguire, non poterle portare avanti, nonostante il sacrificio di tante persone. Noi in qualche modo abbiamo cercato nel nostro piccolo di aiutare un po' tutte le associazioni sportive del territorio, non poterle portare avanti nonostante il sacrificio di tanta gente è comunque un problema per merito. Quindi io direi chiaramente, forse ce ne sono alcuni prioritari, e il fatto che ancora il dibattito sul palazzetto dello sport non sia entrato nel vivo probabilmente è dovuto a questo, perché in effetti ci si è occupati anche di altre problematiche, però anche quello, dico, non lo sottovaluterei. Nina? Per quanto riguarda il messaggio di Piero, che ha detto che in realtà è stato anche merito dei genitori, bisogna riconoscerlo. In realtà i genitori di Pirati hanno preso, i genitori, se non mi sbaglio, di terza, quarta e quinta, hanno preso in realtà una posizione molto netta, non mandando per un periodo i bambini a scuola. Lo stesso hanno fatto, se non sotto questa forma, ma con un grosso impegno, con incontri costanti, anche i genitori di Marina. In realtà credo che il problema della scuola non si sia risolto
proprio per questa impossibilità quasi di comunicare tra le istituzioni coinvolte. Da questo punto di vista i genitori sono stati veramente in gamba e spero che i loro problemi vengano risolti. E anch'io non condivido l'idea della guerra tra maggioranza e minoranza, appunto. Non è assolutamente così. In realtà ognuno svolge il suo ruolo. E, per quanto riguarda la gentilezza, i termini più gentili, io spero che in consiglio inizino a abbassarsi i toni. E, lo dico perché spesso mi ritrovo anche a guardare le immagini dei consigli comunali insieme a mio figlio e credo che molti altri bambini assistano ai nostri consigli comunali. Credo che debbano essere un esempio di educazione, di gentilezza e comunque di toni moderati. E comunque sì, di toni moderati, perché credo che con i toni giusti si possano trovare anche le soluzioni più adeguate ai vari problemi. Bene, allora l'argomento scuola era l'ultimo che dovevamo parlare, ma l'abbiamo sì, anticipato, visto che la gente che ci... abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno, caro Pippo. Buongiorno, sono chi parla? Il sindaco. Il sindaco. Buongiorno, sindaco. Ricambiamo, buona domenica. Ci volevo altrettanto. Prego. Volevo porre una questione sulla sicurezza di Brunella. La scuola? Se siete d'accordo, vi faccio la domanda, altrimenti non la faccio. Certo. Prego. Assolutamente d'accordo. I nostri ospiti sono... È vero che la scuola di Brunella non è sicura? Perché non denunciate i due tecnici, l'ingegnere Porco e l'ingegnere Romeo? Aspetti un attimo. E poi volevo ricordare che un po' di contraddizione c'è. Nel momento in cui si ringraziano i genitori di terza, quarta e quinta, il consigliere Venite alla bambina che frequenta la prima, mi sembra, o il figlio, l'ho appena detto, Pilati. E l'ultima cosa, Pilati è stato aperto dopo che io ho scritto all'unità di crisi, alla prefettura, assumendomi personalmente ogni responsabilità, limitatamente al periodo strettamente necessario per riordinare e ripristinare i danni che ha subito la scuola di Pilati per l'evento calamitoso del 2 novembre. Io ho scritto all'unità di crisi. Poi per la collaborazione, qualcuno che dice che il sindaco non è gentile, la guerra con la direttrice. Non c'è nessuna guerra con la direttrice, i genitori non si devono trovare e non si sono trovati mai tra due fuochi. Semmai c'erano due parti, noi da una parte perché io prima di essere sindaco sono il genitore e la direttrice dall'altra. E l'ultima domanda, se poi l'ingegnere, la faccio più all'ingegnere, ma siamo sicuri su quello che è stato fatto? Io ritornerò sull'argomento, lo farò con una lettera scritta. Sindaco. Ho dato tre chance per i ragazzi della Marina. Sindaco, mi ascolta? Ho dato la disponibilità della scuola fuori comune. Sindaco, mi ascolti? Mi ascolti un attimo? Sì, dimmi. Deve abbassare un po' il volume, altrimenti la gente non sente bene. Ecco, perché c'è un rientro. La terza, come ultima, è quella di Musa. Sì. Allora, siamo sicuri sulla sicurezza di Musa rispetto a Brunella? Io vi dico con presunzione, perché riesco a dimostrarlo, che Brunella per i ragazzi della Marina è 100.000 volte più sicura rispetto alla scuola di Musa. Allora... E l'ingegnere lo deve sapere a cosa mi riferisco. Allora, sindaco, lei ha fatto le domande, se vuole rimanere in linea può farlo e le risponde. Non sentirò risposta per un minuto, ma non è un problema, è il tempo di spostarmi. Ma lei rimane in linea, che vuole fare? Rimango in linea, non c'è problema. Intanto che lei si sposta, qui è arrivata pure un altro messaggio ai nostri consiglieri. Secondo voi... L'ultima cosa, Pippo. No, mi ascolti, sindaco? Facciamo un consiglio comunale. Sì. Merito, ho avuto un grande riconoscimento Pantieri dal commissario Stura, dal mondo della sanità, quello della vera... Ne parleremo più avanti. Sì, ci arriviamo. Sì. Arriviamo pure là. Ecco, le stavo chiedendo, secondo un ascoltatore chiede ai nostri amici consiglieri, ecco, secondo voi il sindaco vi tenderà mai la mano? Assolutamente sì. Anzi, ne sono sicuro anch'io. Ce l'auguriamo. Non parlo più. Chiedo un confronto in televisione con i consiglieri tutti di minoranza. Benissimo, quando volete noi siamo pronti naturalmente a fare questo. Io in qualsiasi minuto lo farò.
Bene, bene, e quindi voi siete d'accordo pure? Certo. Organizziamo, ecco, organizziamo magari un giorno di questi. Il confronto però... è il sale della democrazia, ci mancherebbe, esatto, altro in qualsiasi momento. Facciamo dare la risposta, sindaco, mi rimanga in linea, mi raccomando. C'è il sindaco? C'è. Allora, chi vuole rispondere? Ma posso iniziare io? Come vuole? Il sindaco... Però sindaco, mi stia calmo, non interrompa. Facciamo il consiglio comunale. Come nel mio stile. Non interrompa, poi magari lei risponde. Facciamo parlare tutti e due prima, dai. Ok, Mi ha chiesto perché non abbiamo denunciato i tecnici Porco e Romeo. Ma perché avremmo dovuto farlo? Io non riesco... No, però sindaco, noi facciamo come il consiglio comunale, che non ci fa parlare. Ci faccia finire. Lei ha fatto la domanda, ora ci faccia rispondere. Anzi, ora ti do del tu, perché siamo fuori dal consiglio comunale. Peppe, posso? Tranquillamente. Ecco, sento, allora ti do del tu. Glielo metto in primo piano così lo può vedere meglio. No, non penso che... sì, ce l'ha in primo piano, guardi. Ecco, guardi quella, così allora, lei lo guarda negli allora, occhi pure. Non penso che ci sia nessun motivo perché noi si debba denunciare. Noi abbiamo letto le carte sia dell'ingegnere Porco e anche dell'ingegnere Romeo. Ritenevamo che, leggendo quelle carte, ma le abbiamo analizzate e ci siamo fatti aiutare. Io sono un ingegnere elettronico, non sono un ingegnere civile come te, Peppe. Però... è stato sufficiente leggere la parte descrittiva, l'italiano, i dati, diciamo, le tabelle aiutano, ma magari bisogna essere veramente dei tecnici. Io continuo a ritenere che la scuola di Prunella non avesse le condizioni per far diciamo frequentare serenamente i bambini la scuola. Quello che mi preoccupa, devo essere onesto Peppe, è che io non sapevo. E che tutto quello che ci sta dicendo oggi, che la scuola di Prunella è, e che la scuola di Musa è molto peggio di quello di Prunella. Ora, secondo me è questo ora che bisognerebbe approfondire il perché, perché di carte non ne abbiamo visto sulla scuola di Musa. Ritengo che se il sindaco si sia preso la responsabilità di aprire, di riaprire quella scuola, l'abbia fatto in piena coscienza. Ripeto, su Prunella abbiamo letto e riletto le carte e io mi sento di dire, laddove si riproponesse il problema, di pubblicarle tutte integralmente, in modo che i genitori magari si possano fare anche la loro idea autonoma. Confermo quello che ho detto all'inizio, c'erano delle soluzioni alternative e lo hai dimostrato nel momento in cui hai reperto il polifunzionale. Tra l'altro Peppe, permettimi, non abbiamo visto degli atti che dimostrino le spese sostenute per riaprire il polifunzionale per Musa. Questo, te ne do atto, penso sia un merito dell'amministrazione, probabilmente sarà stato fatto tutto in casa, insomma, al di là del materiale che può essere stato acquistato. Ecco, forse facendo le stesse identiche cose a settembre tutte queste polemiche non sarebbero nate. E quando tu hai ricevuto l'interrogazione, forse diciamo al di là di una risposta formale, scritta, fredda, confrontandoti con noi magari saremmo divenuti a quella soluzione anche prima. Ripeto, Prunella, secondo una scuola che è stata destinata, per la quale è stato richiesto un finanziamento da parte dei commissari per la demolizione e la ricostruzione, ma io sarei felicissimo di mandare mia figlia a Prunella nel momento in cui Prunella avrà la sua nuova scuola sicura. Ecco, mi scusi sindaco, la faccio rispondere subito. Se riusciamo a fare le domande e le risposte breve, perché abbiamo tanto da rispondere alla gente, perché stanno sarai arrivando... costretto a invitarci di nuovo. Sì, io stanno arrivando messaggi a valanga. La faccio rispondere prima dal consigliere Iaria e poi lei può rispondere a tutti e due, sindaco. Facciamo così? Magari do qualche spunto alla consigliere Iaria pure, magari. Ok. Allora... dice, ha parlato, eravamo a conoscenza che la scuola avesse, quindi oggi prendi atto che la situazione è diversa, ingegnere. No, non capisco cosa dire. Peppe, non avesse, hai detto, i requisiti. Sì, no, ma sono convintissimo che ancora non li abbia, cioè non ci sono le condizioni di tranquillità, di serenità per mandare lì dentro dei bambini. Guarda, io ho letto e riletto le carte più volte. Ingegnere. Abbiamo detto ci siamo allora, del tu, o entrambi del tu? Sì, datevi pure del tu, dai. Perfetto, dimmi una cosa, io sono molto sereno su quello che ho fatto, poi ognuno ha le proprie responsabilità. Infatti. Allora, prendiamo i parametri dell'edilizia scolastica e vediamo se Musa adesso ha i requisiti. Ma questo è ancora più grave. Più grave perché io la scuola gli do a Musa, mica so quanti sono i bambini che vanno là dentro. Io l'ho fatto il consiglio dalla direttrice e mi ha detto che mi risponderà quando gli dico il perché, voglio sapere il numero dei bambini. Ma un attimo, i requisiti strutturali, però i requisiti strutturali non dipendono dal numero di bambini, cioè se la scuola è strutturalmente sicura. Per sicurezza si dice. Uno dei parametri della sicurezza è anche il rapporto metro quadro alunno, Pietro, a Villa Bontà. Carmelo si chiama. Carmelo, ti chiedo scusa. Mio fratello. Poi, vabbè, sempre ingegnere, rimaniamo...
Poi per quanto riguarda il polifunzionale, non strumentalizzate la cosa. Allora, il polifunzionale è stato aperto dal sindaco dopo aver scritto all'unità di crisi al prefetto, dopo che il sindaco si è recato e ha parlato personalmente col nucleo dell'unità di crisi in prefettura e dopo non aver avuto alcuna risposta dall'unità di crisi. L'unità di crisi ci ha detto: ti assumi la responsabilità tu, sindaco. Quindi si poteva fare anche prima, a settembre? Assolutamente no, perché io l'ho aperto a seguito con l'unità di crisi a settembre. Carmelo, non c'era, non ci prendiamo in giro. Ma tanto non ha risposto, quindi cosa cambia? Non ha risposto perché in questo momento contingibile e urgente dice: visto che c'è l'urgenza, assumiti tu le responsabilità. A settembre non c'era l'urgenza, io l'ho fatto solo perché mi è stato dato la possibilità e lo spunto. Altrimenti a settembre il problema di Pilati non c'era con l'alluvione. E a settembre la soluzione per la scuola era Brunella. Facciamo parlare. Bene, sindaco, un attimo, perché dobbiamo rispondere veramente a tanti messaggi che anche riguardano anche lei. Ascoltami, prego. Se hanno loro da farmi qualche domanda. Ecco, appunto. È giusto che ci sono loro alla radio. Telefoneremo la prossima volta. No, no, sicuramente facciamo parlare loro, però volevo rispondere. Ascolto e poi sarò proprio telegrafico. Benissimo. Un secondo solo. Sì, certo. Sindaco. Io in realtà, noi ci siamo già confrontati su questo argomento della scuola di Brunella. Ho detto più volte che non ero assolutamente contraria alla riapertura della scuola di Brunella qualora ci fossero tutti i requisiti a norma. Lei mi ha consegnato, a seguito della nostra interrogazione, la relazione dell'ingegnere Porco, che in realtà è molto esaustiva. Ci sono dei calcoli tecnici che io sinceramente non sono in grado di comprendere, però da quello che c'è scritto e soprattutto dalle conclusioni si evinceva una situazione, come lo stesso ingegnere mi ha confermato all'uscita dell'incontro, mi ha confermato che in realtà si parla di una possibilità. Stai parlando al passato, si evincevano. No, ma si evincono perché se io lo leggo oggi avrò le stesse riflessioni che ho fatto in precedenza. Quindi l'ingegnere Porco mi ha confermato anche all'uscita dell'incontro che abbiamo fatto con i genitori che in realtà la situazione della scuola di Brunella è una situazione destinata inevitabilmente a peggiorare. Io non ho contestato la riapertura della scuola di Brunella, io ho contestato che la collocazione del sistema di monitoraggio venisse fatto coi bambini dentro la scuola. Ritengo, visto che la relazione dell'ingegnere Porco risale a gennaio, al 16 gennaio del 2015, che questa sorta di sperimentazione, la chiamo io, non so come si deve definire dal punto di vista tecnico, con i monitoraggi, con i sensori, si doveva fare in realtà nel periodo in cui i bambini non erano dentro la scuola. Perché, l'ho detto già una volta, più di una volta, da mamma, il pensiero di avere lì dei bambini e che da un momento all'altro dovrebbero sgomberare, perché magari c'è il millesimo di movimento, come avete detto voi, però ci può essere e possa scattare l'allarme, i bambini devono scappare fuori dalla scuola, sinceramente io da mamma non starei tranquilla. Tra l'altro relazione dice che la riapertura della scuola eventualmente poteva essere disposta per motivi d'urgenza per un periodo non provvisorio ai 12 mesi. In realtà, se noi consideriamo che la relazione di gennaio, i 12 mesi sono quasi scaduti, bisogna dire questo. Per quanto, vabbè, è l'impressione che ho avuto io allora leggendo le carte. Quando lei poi ha parlato che c'è una guerra tra dirigente e sindaco, non l'abbiamo detto noi assolutamente. Io ho detto: faccio un plauso ai genitori, in realtà faccio un plauso a tutti i genitori, non solo a coloro che hanno deciso di non mandare i bambini a scuola, ma anche a tutti i genitori che più volte sono venuti in comune. Io ho assistito agli incontri tra lei e i genitori che hanno cercato di proporre diverse soluzioni, che cercavano in realtà forse anche un conforto da parte delle istituzioni. Quindi in realtà è mancato il dialogo, questo bisogna dirlo, tra le istituzioni coinvolte. Di certo non si tratta di una guerra, me ne guarderei bene da affermare una cosa del genere. Per quanto riguarda soluzione della scuola di Rogudi, io mi ricordo che una mamma durante un incontro aveva proposto, in realtà la disponibilità, aveva parlato di una disponibilità del sindaco Zavettieri rispetto alla scuola di Rogudi, che l'avrebbe messa a disposizione. Lei in quell'occasione, sindaco, ha risposto a questa mamma dicendo che stava parlando col sindaco sbagliato. In realtà le soluzioni erano state avanzate già quasi contemporaneamente al crearsi del problema, quindi proprio a inizio scuola. Se adesso molte soluzioni sono risultate in realtà perseguibili, non capisco perché non sono state seguite in realtà già dall'inizio della scuola, quindi da metà settembre. Tutto qui.
Bene, allora, sindaco, può rispondere. Due cose. La prima è che intanto io non solo faccio un plauso al genitore, perché prima di essere sindaco ti ricordo che sono genitore. Certo, io anch'io. Li ringrazio e ringrazio uno a uno tutti i genitori e li abbraccio per quanto mi sono stati vicini e ci sono stati vicini. Ti ricordo e ricordo a me stesso, prima ancora di ricordarlo a te e a tutti gli altri, che tanti genitori, tante mamme sono venute a pulire le scuole, tante. Ah, gratis, l'hanno fatto non per il sindaco, l'hanno fatto per i loro figli. Certo. Ma io sono estremamente riconoscente, li abbraccio veramente e li ringrazio di cuore. Non è ipocrisia la mia, è perché lo sento. Tra questi c'era anche mia moglie. Perché la mia figlia fa il quinto a Pilati. Allora, un'altra piccola cosa. Leggiamo bene la relazione di Porcu. Porcu dice che la scuola può essere aperta per 12 mesi limitatamente al periodo successivo all'installazione del monitoraggio. Allora l'allarme di Brunella... Pubblichiamola per intero, sindaco. Sì, Carmelo, scusami. Pubblichiamola per intero. Ci sono le ultime due di relazioni che ho trasmesso assieme alla disponibilità di Musa. Ho ribadito lo scritto all'unità di crisi, vedi? All'unità di crisi, leggete la letterina che ho mandato all'unità di crisi. Poi parlate di freddezza da parte mia, dice non vi ho coinvolto. Ma voi prima di fare la mozione siete andati dal sindaco, avete tentato il dialogo col sindaco. Allora, cioè, prima scrivete e poi volete il dialogo. No. Allora uno vi ripaga con la stessa, scrivete e volete la risposta scritta e poi dite che la risposta è fredda. No. E non lo so io. La risposta scritta è stata chiesta perché prevede termini più brevi rispetto ad una interrogazione orale. Ma tra l'altro ci sono documenti. Tra l'altro io sono venuta giorno 11 a parlare con lei, sindaco. Se mi chiamate il sindaco come ha ricevuto tutti i genitori, ma figuratevi se non riceverà due consiglieri di maggioranza. Di minoranza. Di minoranza. Ascoltatemi, mi auguro che si possa velocemente recuperare un po' di serenità. Però ora l'ultima cosa che voglio dire al consigliere Minniti, perché io ancora ho avuto problemi di salute, ne ho ancora, io domani sarò in ospedale per problemi miei. Però Carmelo, io ti ricordo le ultime parole che tu hai detto nell'ultimo consiglio comunale, cioè mi faccio una domanda. Allora, se non ti querelo è perché accetto quello che hai detto. Se ti querelo sono un indegno, no, allora tu sei libero. Mi hai messo in grossa difficoltà. Ti dico che in questo momento il mio pensiero è quello, intanto di sporgere querela, poi c'è il tempo, può essere anche rimessa la querela, però ricordati le parole che tu hai detto, vedi che sei stato ultramodo offensivo. No, io penso che sia stato molto più grave la tua insinuazione, perché poi io ho detto molto chiaramente quello che intendevo. Aspetta, fammi quello che hai detto chiaramente, perché io ce l'ho sbobinato, vedi? No, sì, certamente. Io ho detto che in consiglio comunale, trattando di un argomento così delicato, che vede oggi tra l'altro contenziosi aperti, ricorsi, si parla tra l'altro di cifre astronomiche, insinuare il dubbio nella popolazione, nelle forze dell'ordine, in chiunque stesse ascoltando in quel momento il consiglio comunale, che ricordiamo non è una chiacchierata al bar, ha un valore decisamente maggiore, insinuare il dubbio che io avessi un qualche interesse a parlare di un certo argomento, per me è una cosa estremamente grave. E quello che ho detto, provo a spiegarlo anche un po' meglio ora, è che piuttosto che insinuare, piuttosto che troncare le frasi, piuttosto che non chiarire quello che si vuole dire, che fa parte di una cultura, e te lo ripeto, che ha fatto tanti danni a merito, è meglio chiarire, è meglio dire le frasi per intero, è meglio spiegare cosa volevi dire. Dopodiché, anch'io magari potrò risponderti, però non ho capito, e ancora oggi c'è il dubbio, su che cosa tu volessi dire quando hai fatto quell'insinuazione. Dico, se tu ritieni che di dover spengere querela, ma fallo, voglio dire, tranquillamente, ci mancherebbe altro. Però ti invito a rileggere, diciamo, a riascoltare meglio quello che ho detto. Io ho chiesto un po' più di chiarezza, perché le insinuazioni,
per quanto riguarda le mie persone non le accetto, sono disponibile a chiarire fino all'ultima parola qualunque delle mie affermazioni, non ho, o qualunque delle mie azioni fatte prima, no, durante, ascolta, quello che hai detto ora è quello che hai detto in consiglio comunale, la distanza è terra sole. No, mi dispiace Peppe, la risentiamo insieme Peppe, allora dimmi tu quando la risentiamo assieme la registrazione. Non c'è bisogno che dimmi quanto, la risenti tranquillamente e vedi che tra quello che hai detto oggi e quello che hai detto in consiglio. Ripeto il concetto, io ho detto che non si possono fare insinuazioni, soprattutto ripetere le parole, Carmelo. Ok, voi le posso ripetere, se vuoi io le ricordo abbastanza precisamente, le posso ripetere, poi magari, no, non so quanto possa interessare agli ascoltatori. No, a me è in difficoltà, no, per carità. Per carità, anzi ho chiesto che venisse messo a verbale ogni singola parola alla segretaria, senza voler naturalmente urtare la sua, diciamo, suscettibilità, per carità, io ci tenevo proprio che venisse messo a verbale ogni singola parola proprio per non essere frainteso. Sì, la pennetta, Carmelo. Quello che hai detto assolutamente non corrisponde a quello che hai detto oggi. Ribadisco il concetto, per quanto mi riguarda. Il concetto l'hai esplicitato in maniera totalmente diversa, Carmelo. Sei partito dall'assunto che non ti sei mai giocato la scuola. Sì, era una battuta chiaramente sul fatto che tu... Che la tua famiglia ti ha dato una certa educazione. La mia non l'avesse... Hai concluso con un'affermazione, vedi Carmelo, che è da querela. Ripeto, se mi lasci il tempo la posso ripetere esattamente pari anche ora, ma non so quanto possa interessare gli ascoltatori. Facciamo così, sindaco, mi scusi. Ecco, facciamo che prima vi riascoltate tutti... Veniamo insieme magari un'altra. Perdono, Vicky Carmelo, Nina, vi chiedo scusa se vi ho rubato del tempo. No, ci mancherebbe. Quando volete ci vediamo in un confronto. Io adesso chiudo il telefono e mi ascolto la vostra conversazione. Benissimo. Perché è vostra. Prima di chiudere, sindaco... auguro una buona domenica a tutti quanti. Sindaco, un attimo, prima di chiudere c'è un ascoltatore che le fa una domanda. Se la scuola di Musa non va bene, perché è stata aperta? Brevemente, gentilmente. Allora, sì, da parte mia io devo dare la disponibilità delle scuole alle direttrici. Poi io non so se lei ha in mente di spostare magari una classe da una parte all'altra, non so quanti sono i bambini che devono frequentare quella scuola. Io oggi dico che quella scuola ha dei parametri, la conosciamo tutti, X per Y, sono, quindi significa che dentro ci possono andare Z bambini. Benissimo. Quindi se oggi io ho chiesto e per iscritto alla direttrice di dirmi quanti sono i bambini per ogni singola classe. Mi è stato risposto che prima di darvi i numeri deve sapere il perché, io lo voglio sapere. Chiaramente, sicuramente non per mandare una letterina ai genitori e per farmi rivotare da 5 anni. Lo voglio sapere perché è chiaro che è giusto che il sindaco guardi avanti in proiezione e possa lavorare serenamente per avere da qua all'anno prossimo quantomeno delle scuole, non come le ha trovate a distanza di 2 mesi. Va bene, sindaco, grazie per il... L'ultima cosa, ancora noi oggi, l'ufficio tecnico ad oggi non ha avuto le carte che deve avere per quanto riguarda la scuola marina. Perlomeno così mi è stato riferito fino a ieri sera, che è stata fatta una richiesta e 2 sollecite per le carte della marina. Noi andiamo avanti tranquillamente. Tra i lavori della marina, i lavori di Brunella, i lavori del polifunzionale, i lavori di Pilati, i lavori di Musa, c'è una distanza numerica notevolissima. Alla marina sono stati passati i lavori per 28.300 euro. Andare in somma urgenza un attimino, il sindaco inizia a contare fino a 5, perché poi magari la somma urgenza viene data a Pippo Pellicone, che è il compare dello zio, del cugino, del fratello, eccetera. Ho capito, stesso vale per tutti. Capiamoci, Va bene, sindaco, niente, facciamo così, che un giorno di questi ci organizziamo insieme, maggioranza e minoranza, se volete noi siamo disponibili. Con tempi uguali, facciamo, certo, sicuramente. Il sindaco è una valanga, il sindaco quando parte. Prego, sindaco. Scusa, non d'accordo che tu tifi per l'Inter e Carmelo è pure interista forse. Ah, interista, non lo sapevo. Dai, compensi, io sono milanista. Credo che il sindaco dovrebbe avere come sindaco qualche attimino in più. Dai, sei stato ospite tante volte qua.
Il consiglio comunale non mi trovi d'accordo, perché sei un consigliere come tutti gli altri, dovresti avere gli stessi tempi degli altri. Qua, oddio, sei stato ospite tante volte, dai. Adesso abbiamo avuto il piacere di... Nessun problema, l'importante è portare a casa dei risultati per il paese. Sono credo d'accordo. Che quello della risonanza magnetica merito. Ne parleremo, ora ne parliamo. Ne parliamo, sindaco, mi scusi. Un abbraccio. Grazie. Buona domenica. Grazie a lei. Ecco, questa, il sindaco quando parte non si ferma. Allora, ecco, c'è altra telefonata. Come dicevo, è difficile. Pronto? Buonasera, signor Filippo. Vorrei fare una domanda. Buongiorno, buonasera. Buongiorno, buonasera. Ormai ci ha fatto perdere le staffe il nostro sindaco. Il vostro sindaco? Attenzione, chi parla? Il vostro, il mio non è. Lo so, vabbè, è il nostro, vabbè, è di tutti, se di merito. Vabbè, comunque, chi parla? Carmelo Mallamaggi, sono il papà di un bimbo. Il papà di un bimbo, prego, abbiamo i nostri consiglieri. Intanto qua. Vorrei fare i complimenti ai due consiglieri di minoranza, certo. Sono stati bravissimi. Certo, grazie. Certo. Grazie. No, volevo fare la domanda. Non ho capito, scusami, solo per un attimino per chiarezza, perché hai detto il vostro sindaco? Cioè ti riferivi perché a me? Io non lo ritengo sindaco. No, ma tu in questo momento stavi parlando con me e con i due, quindi il vostro che vuoi dire, della radio? Della radio, di quello no, che no, allora qui questo consento un attimino perché guarda, allora, questi, scusami, hai detto che ti chiami Carmelo? Carmelo. In questi giorni si è parlato di radio, di regime, radio Meduri, radio questo, quindi questo non te lo accetto minimamente, quindi per me è il sindaco come il sindaco tuo, il sindaco di... Ecco, quindi okay, ecco, chiusa okay. Parentesi, solo per aprire e chiudere questa parentesi. Benissimo. Comunque, la mia domanda è uguale a quella che ha ribadito il consigliere. Come mai ha fatto aprire la scuola ad Annà? Musa. Quando lui in primis dice che non è una scuola buona. Beh. Io sono rimasto sorpreso anch'io come te dalla telefonata. E comunque onestamente, sei bravissimo Carmelo. No, vabbè, grazie. Troppo buono. No, dicevo, sono rimasto sorpreso anch'io. Noi, allora, le amministrazioni parlano per atti. Al di là della radio che fa un lavoro eccezionale, poi permettimi una battuta su quello che hai detto. E su un post, diciamo, di Saverio, da cui è partita questa cosa. Però ecco, la radio, le interviste, la stampa fanno il loro lavoro, però le amministrazioni poi parlano con gli atti. Io penso tutti i genitori, tutte le persone interessate, Mine, consiglieri, abbiamo letto l'ordinanza. Nell'ordinanza si riapre Musa. Nel momento in cui c'è una ordinanza di riapertura di Musa, ritengo che ci siano tutti i requisiti per farlo. Quello che ho sentito poco fa, onestamente, mi ha lasciato perplesso. Probabilmente non se la senta il sindaco, ma chiederemo anche qualche documento. Allora, se la questione è limitata al numero di bambini, così mi è parso di capire, così fondamentalmente un po' me lo auguro, è limitata al numero di bambini che la frequentano, allora... Diciamo, il tutto può essere comunque chiarito rispetto al fatto che sia una situazione di emergenza e sperando che questa emergenza duri comunque molto poco è un conto. Se la questione invece, come diciamo un'altra parte del discorso del sindaco quando lo ha paragonato a Prunella, ha invece un carattere diciamo più tecnico e strutturale, quindi della stabilità della struttura, la cosa mi lascia ancora più perplesso. Ti dico Carmelo, approfondiremo anche noi. Penso che il sindaco ci... Speriamo che state registrando, perché è stato lui a autodenunciarsi dicendo che la scuola non era idonea. È tutto registrato. Guarda, Carmelo, tranquillo. Oggi è domenica, da domani Nina andremo prima a trovarlo come abbiamo promesso di fare prima di scrivere. Però è chiaro, vogliamo vederci un attimino chiaro. Carmelo, grazie per il tuo intervento. Grazie a voi. Grazie, ciao. E puoi chiamare quando vuoi, questa radio è libera per tutti, Grazie, ciao. A proposito del post di Saverio, da cui è nato tutto, e che ha un po'. Ci siamo confrontati con un bicchiere di vino l'altra sera. Sì. Ma io non ne ho mai parlato. Però di diciamo, Saverio argomenta sempre. Lui è uno che prende posizione, no? Non le manda a dire, quando scrive dice quello che pensa, però argomentandolo anche, si può trovare d'accordo o non d'accordo. Noi ci ha fatto veramente piacere che voi siete venuti qui questa mattina. Se verrete ancora, ci farà ancora piacere. Avremo modo magari di confrontarci con l'amministrazione, voi, la minoranza, tutti quanti. Per noi è un piacere, noi facciamo un servizio al cittadino e voi stessi state vedendo quante telefonate arrivano, quanti messaggi ci sono, perché la gente vuole
sentire anche l'altra. Grazie a Saverio, saremo qui ospiti per quante domeniche ancora? Quanto ne vuoi. Voi basta che ci chiamate prima, noi se abbiamo la puntata libera, perché no? Volentieri. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Chi parla? Sono Giuseppe Zavettieri. Giuseppe, buongiorno. Prego. Giuseppe Zavettieri. Sì, Giuseppe Zavettieri. Tutto bene, buona domenica a tutti intanto. Grazie. Grazie. Vuoi fare la domanda ai nostri consiglieri? Allora, sì, la faccio. Intanto faccio un plauso per come riescono a gestire la cosa pubblica con trasparenza, legalità e capacità. Prego. Veniamo più spesso, tutti questi complimenti, sì. Veniamo più spesso. Giuseppe, devi essere più veloce, per favore, perché abbiamo tanti messaggi da leggere, mi scusi, scusami. Una domanda è questa, come mai in una risposta di interpellanza fatta loro il plesso del polifunzionale non era disponibile e poi non, in un'ordinanza è disponibile, ecco queste cose, e che si facciano presenti all'organo superiore per i provvedimenti competenti. Questa è la domanda che stai rivolgendo ai nostri, e ti risponderanno. Questa è la domanda. Risponderanno. Giuseppe, grazie mille. Sì. Vuoi dire qualche altra cosa? No. Grazie. No, no. Grazie per il tuo intervento. Buongiorno, buona domenica. Buongiorno. Ecco, facciamo così. Scusatemi, prima di lei, perché abbiamo anche altri messaggi che arrivano, giusto rispondere anche a quelli che scrivono. Li leggerò tutti e poi magari vediamo un attimo. Secondo voi l'assessore alla pubblica istruzione non avrebbe... Aspetta che lascio questa telefonata un attimo, lasciamo in diretta questa telefonata, arriviamo subito. Ecco, non avrebbe dovuto e potuto prevenire il problema a scuole, bastava un semplice sopralluogo a giugno, vorrei conoscere la vostra opinione in proposito. Questo è un messaggio. Ne leggiamo un altro. Se Merito avesse avuto delle persone serie, professionali come voi, allora sì che il paese sarebbe risorto dalle ceneri, ma con un sindaco che continua così per la sua strada, Merito non risorgerà mai. Con i soldi spesi in sagre e feste non si potevano sistemare per tempo le scuole? Vergogna. Poi ancora, buongiorno, il mio pensiero, Merito continuando così affonderà. Collaborazione, scusatemi, non sapete nemmeno dove sta di casa. Il sindaco sta cercando di risolvere il paese con la sua umiltà e il porsi con la gente. Io leggo come è scritto, quindi in quanto alla minoranza, se non avete un briciolo di amore verso il vostro paese non c'è bene. C'è ancora, cari consiglieri, toglietevi quel sorriso ignobile dalle vostre... Io, scusatemi, devo leggere sia quello... Ecco. No, sono simpaticissimi comunque, ecco. Vabbè, comunque, saltiamo questo... Ecco. No, perché? Umiltà, state dalle parti dei meritesi, perché non rispecchiate nulla se non il vostro... ego, mi pare, sì. Ecco, siete un consiglio di vergogna. Prima aprite la scuola e poi dite che non è idonea. Ma siamo noi altri cittadini che volevamo, altri cittadini che votiamo. Ecco, al sindaco ho una domanda e una risposta giusta. Vabbè, questo è sono i messaggi che sono arrivati sino adesso. Abbiamo capito poco perché li abbiamo letti un po'. Insomma, comunque, ecco, se volete rispondere a qualche messaggio di questo arrivato, insomma. Forse Giuseppe, avevamo in debito una risposta. Sì, Giuseppe. Con Giuseppe. Abbiamo pure una telefonata. Facciamo la telefonata prima? Magari vediamo, senza lasciarlo lì. Pronto? Pronto, buongiorno. Sì. Sono Giovanna Manganaro, rappresentante di classe della quarta Lezzo Marina, ora Musa. Sì. No, innanzitutto sono rimasta praticamente scioccata sul fatto che il sindaco abbia messo in discussione la sicurezza del plesso Musa, considerando che era stata una delle ipotesi da lui prospettate in sede di consiglio comunale aperto, diciamo, a noi genitori e a tutta la popolazione. Quindi diciamo, mi associo a quello che ha detto il genitore prima di me riguardo a questo, e mi chiedo, dato che ora siamo a Musa, come mai a questo punto, diciamo, l'amministrazione non ci abbia trasferito prima ed evitandoci così due mesi di pomeriggi, di turni pomeridiani. Poi vorrei spostare l'attenzione su una questione pratica, nel senso che considerando che ora tutti i bambini andranno a scuola la mattina, intendo di tutti i plessi, da lunedì inizieremo il rientro pomeridiano dalle 14 alle 16.30. Quindi vorrei capire se l'amministrazione garantirà il servizio scuola bus
per i rientri pomeridiani per quei bambini che dal centro sono costretti ad andare a Musa. Grazie. Beh, grazie, il tuo nome, scusa? Giovanna. Ciao Giovanna, grazie. Buona domenica. Allora facciamo così, a questa magari risponde Nina e quello di Giuseppe vuoi rispondere tu, così sì, facciamo vale. Velocemente, vediamo se arrivano altre telefonate. Prego, Giuseppe. Ah, iniziamo con Giuseppe. Sì, il polifunzionale, io continuo, voglio dire, se sembrerà polemica, chiamatela come volete, ma il sindaco ci ha raccontato, e lo aveva scritto anche nell'ordinanza, di aver chiesto autorizzazione alla prefettura, alla struttura per l'emergenza, e di non aver ricevuto risposta. Ugualmente ha aperto il polifunzionale, e quindi dico, cosa cambiava farlo a settembre? Secondo noi quella è nata, lo abbiamo scritto nella nostra interrogazione, il centro polifunzionale, volevo ricordarlo, è nato come liceo classico, quindi è stata costruita come una scuola. Dimostrazione ne è il fatto che le aule attualmente utilizzate dai bambini sono con ampie vetrate, molto luminose. Era effettivamente una scuola. Quindi quando noi abbiamo fatto la nostra interrogazione, che come diceva giustamente Nina, un'interrogazione non è un'offesa, un'ingiuria, una querela, è una richiesta di chiarimenti su alcune azioni, richiesta di documenti e eventuali proposte. Quella era la nostra interrogazione. Quindi non vedo perché c'è questa irritazione nei confronti di interrogazioni, di richieste, eccetera. Certo. E quindi, come chiedeva Giuseppe, secondo noi c'erano le condizioni per aprirlo già a settembre. Mi riallaccio anche a un altro messaggio che ho letto prima. Sì, in effetti probabilmente la questione delle scuole andava affrontata per tempo. So che in parte era stata affrontata, cioè i sopralluoghi, un ascoltatore scriveva nel messaggio che i sopralluoghi andavano fatti a giugno, ma in effetti alcuni sono stati fatti, ne abbiamo avuto prova, abbiamo letto anche le carte di alcuni sopralluoghi, ne abbiamo parlato in consiglio, se ne è sentito parlare in conferenza stampa. Il perché non si sia agito per tempo, evitiamo di fare ancora polemiche, non lo so, per rispondere, ecco quindi, no, infatti, quindi secondo noi c'erano le condizioni per aprirlo, e come diceva Giovanna, gli alunni e quindi anche le famiglie dei genitori che frequentano la Marina probabilmente avrebbero avuto una soluzione immediata, quella del polifunzionale, non avrebbero sopportato 2 mesi e mezzo di disagio, e oggi magari non ci troveremmo a parlare della scuola di Musa non sicura. Quindi condivido le loro perplessità, ma alcune notizie le abbiamo sentite oggi, io non avevo mai sentito parlare in quei termini della scuola della Marina. Sul polifunzionale e sull'asilo nido comunale rimaniamo esattamente alla stessa idea che avevamo il 12 settembre quando le abbiamo proposte, e le giustificazioni sul fatto che non sono state tenute in considerazione quelle nostre proposte non ci hanno convinto. Però, come dice lui, è il sindaco, lui si prende le responsabilità. Chiaramente, certo, a noi tocca però chiedere chiarimenti. Esatto. Nina, sì, per rispondere a Giovanna. Per quanto riguarda la scuola di Musa, in realtà noi oggi abbiamo saputo di questa inidoneità, evidentemente, della scuola di Musa in relazione al numero dei bambini. Io ritengo che magari il sindaco, anziché stabilire, per carità, lui ha messo a disposizione le strutture come compito suo, però ecco, il suo compito è questo, nel senso che non avrebbe dovuto magari stabilire quali classi dovevano essere indirizzate nei vari edifici, in quanto se c'è un problema di numero di bambini, allora poteva essere la stessa dirigente a stabilire rispetto alle misure delle aule messe a disposizione quali classi dovevano frequentare i diversi edifici messi a disposizione. Ritengo, per esempio, io provo a immaginare che sicuramente le classi di Pilati sono meno numerose rispetto alle classi della Marina, del plesso Marina, quindi da questo punto di vista l'eventuale problema di Musa si sarebbe potuto risolvere mandando i bambini di Pilati a Musa, credo, se le classi sono meno numerose, ma questa magari è una valutazione che poteva fare la stessa dirigente scolastica, a cui compete il compito anche di stabilire la didattica, lo svolgimento della didattica. Inoltre durante i vari incontri alcuni genitori avevano proposto la scuola di Musa come alternativa. Proprio in uno degli incontri iniziali mi ricordo che una mamma aveva proposto la scuola di Musa. Mi ricordo che all'epoca il sindaco aveva risposto che non avrebbe mai speso neanche un euro sulla scuola di Musa qualora non avesse avuto la certezza che i bambini li indirizzavano, che la dirigente avesse accettato questa soluzione. A questo punto io dico, perché non si è proposto immediatamente alla dirigente questa soluzione? Questa soluzione è stata in realtà proposta soltanto a seguito dell'ultimo consiglio aperto che si è svolto e che aveva come unico punto all'ordine del giorno proprio il problema delle scuole, nel qual caso se in consiglio era stata proposta la scuola di Musa come sede per i bambini, poi nella comunicazione
interrogazione che è stata rivolta alla dirigente, in realtà era prevista Musa come sede degli uffici. Questo ha ritardato ulteriormente i tempi. Quindi magari sedersi ogni tanto a un tavolo affrontare i problemi in modo pratico, concreto, forse eviterebbe questo dispendio di termini e di tempi. Bene, speriamo che questo possa accadere. Dunque, abbiamo parlato tantissimo di questo argomento delle scuole importanti. Comunque adesso magari chiudiamo questo argomento e andiamo avanti, perché ci sono tante cose ancora da parlare. Ospedale, risonanza magnetica, parte Carmelo. Grazie. Parliamo anche di questo, che è importantissimo. In effetti è una questione che interessa veramente tutti, l'ospedale, tra l'altro trasversalmente e indifferentemente maggioranza, opposizione, minoranza, insomma è un tema sentito. Sulla questione risonanza, allora entriamo subito nel merito, anche perché Peppe ha chiesto cosa ne penso. Beh, risultato eccezionale, cioè, va bene, diciamo che la risonanza a merito potrebbe avere un suo impatto estremamente significativo. Risultato dell'amministrazione Meduri? No, devo essere sincero. Allora, cerchiamo di porre la questione nei termini giusti. La necessità di installare una risonanza magnetica a merito di Porto Salvo deriva da una considerazione fatta su scala regionale. Esiste un nucleo all'interno della regione Calabria, che poi è articolato in ogni singola azienda ospedaliera e azienda sanitaria, che è cosiddetto il nucleo di valutazione dell'HTA, Health Technology Assessment. È un nuovo approccio multidisciplinare che in sostanza, prima di introdurre una nuova tecnologia, parliamo delle tecnologie cosiddette pesanti, cioè quelle che hanno un impatto sui servizi sanitari rilevanti, fa appunto una valutazione multidisciplinare, cioè ne individua le necessità rispetto al contesto, ne individua i rischi della sua introduzione, effettua una valutazione dei costi-benefici, effettua una valutazione in termini anche di personale necessario per introdurre queste tecnologie. Bene, appunto, a fronte di queste valutazioni fatte dal nucleo HTA regionale, al quale io personalmente contribuisco inviando alcuni dati nelle aziende sanitarie per cui, aziende ospedaliere per cui lavoro, si sono resi conto appunto in questa valutazione che la distribuzione delle risonanze magnetiche sul territorio calabrese è disomogenea. Per cui l'area tra Locri e Reggio Calabria ne risulta sostanzialmente scoperta. Da qui deriva, e valutando anche il numero di prestazioni che erogano le strutture private che insistono sullo stesso territorio, considerando inoltre le liste d'attesa degli ospedali pubblici per l'utilizzo di strumenti come la risonanza magnetica, salta fuori la necessità di installare una risonanza magnetica a merito di Porto Salvo. Che sia stata colta questa cosa dall'amministrazione, bene, siamo disponibili a riconoscere questo, però ecco, raccontiamo le cose così per come stanno. La necessità, ecco, l'opportunità di installare questa risonanza magnetica a merito Porto Salvo, che dico benissimo, ben venga, certo. Nasce da questa serie di valutazioni. Permettimi di concludere, giusto per inquadrare anche economicamente cosa significa l'installazione di una risonanza magnetica. La risonanza magnetica ha un costo medio, parlo di, poi esistono diverse, bisognerebbe capire anche qual è il tipo di risonanza magnetica che si vuole installare a merito, se è di tipo ad esempio specializzato sulle articolazioni, quindi funzionare magari a attività di tipo ortopedico piuttosto che non quella generica dove si può effettivamente fare risonanza su tutto l'encefalo, vabbè, dettagli, ma variano i costi, mediamente intorno al 1.200.000 euro. Ho incontrato ieri casualmente il consigliere Ninetto Meduri, mi spiegava che in effetti è forse un acquisto già fatto di Cosenza che verrebbe trasportato qui. Beh, non indifferente è anche il costo degli impianti e delle strutture per ospitare un impianto di risonanza magnetica. L'impianto di risonanza magnetica funziona con un magnete che ha superconduttore, quindi deve essere mantenuto a delle temperature bassissime con elio e quindi comporta una serie di sistemazioni dal punto di vista strutturale e impiantistico non indifferenti. Io stimo, per l'esperienza che ho avuto, che servirebbero non meno, ammesso che ci siano locali idonei, non meno di 400-500 mila euro per sistemare c'è bisogno del
diciamo degli impianti di raffreddamento, appunto perché dicevo questi superconduttori funzionano a bassissime temperature, vi è la necessità di installare un tubo di quench che praticamente nel caso in cui il magneto dovesse andare in situazioni di pericolo elimina tutto l'elio in eccesso, è una serie abbastanza complicata. Allora la considerazione che mi sento di fare a fronte di questo impatto economico che avrà la risonanza nell'ospedale di Melito è la seguente: mi sembra che per usare un paragone spero comprensibile, vi è un onesto lavoratore che ha una utilitaria e vuole andare a lavorare e non è provvisto della benzina, e allora il datore di lavoro anziché fornirgli la benzina gli dà una Ferrari. Benissimo, la Ferrari, chi di noi non vorrebbe avere una Ferrari, ma senza benzina non cammina comunque, come non cammina l'utilitaria. Allora io quello che voglio lanciare ulteriormente come forma di proposta, non di polemica, perché non ci occupiamo un attimino di altre situazioni che l'ospedale ha e che sono di vitale importanza, di prioritaria importanza e che hanno dei costi. Ad esempio io penso che se lo ricorderanno anche tutti i consiglieri, gli assessori di maggioranza che hanno partecipato all'incontro con Scura. A un certo punto, camminando in radiologia insieme al direttore sanitario, l'ingegnere Scura ha chiesto conto di una stanza in radiologia sostanzialmente smantellata, e il direttore sanitario ha chiesto di me per avere alcuni chiarimenti, perché appunto per il lavoro che faccio Non l'azienda per cui lavoro non vende apparecchiature, quindi chiariamo, non c'è un interesse diciamo tipo personale ma solo professionale. Lì appunto in quella stanza della radiologia andava installato un tavolo telecomandato per la radiologia digitale. L'acquisto di questo tavolo telecomandato è stato fatto a gennaio del 2015, la gara, che è una gara Consip del MEPA, è stato fatto a gennaio. Ad oggi non sono stati realizzati i lavori che rispetto a quelli della risonanza magnetica hanno un'incidenza di un centesimo per accogliere questa tecnologia. Si parla di poche migliaia di euro e non sono stati fatti. Questa apparecchiatura di radiologia è quella che servirebbe a evitare quello che succede spesso, leggiamo sui giornali, la chiusura della radiologia. Noi spesso sentiamo parlare della chiusura della radiologia o per mancanza di personale, questa è una cosa di cui ci si deve occupare anche quando si parla di risonanza magnetica, e poi perché l'apparecchiatura per la radiologia, l'unica attualmente in uso, si guasta. L'apparecchiatura unica attualmente in uso in radiologia a Melito di Porto Salvo ha 36 anni. Ritengo che se si guasta, c'è anche il diritto di guastarsi dopo 36 anni. Teniamo presente che le apparecchiature di questo tipo si sostituiscono negli ospedali, diciamo quelli più all'avanguardia, ogni 8 anni. Questo è 36 anni che lavora. Noi abbiamo da gennaio un acquisto fatto di questa apparecchiatura che risolverebbe tanti problemi, anche perché è un digitale, quindi permette il trasferimento delle immagini in tempo reale, ad esempio alla neurochirurgia di Reggio Calabria, piuttosto che ad altre strutture, e per poche migliaia di euro non viene installata in quella stanza, e sostanzialmente è una stanza già predisposta per un'apparecchiatura di quel tipo, quindi ha bisogno di piccoli aggiustamenti. Io direi, parliamone anche col direttore sanitario che conosce bene la vicenda, i sindaci si interessino a sbloccare magari queste piccole situazioni. La stessa cosa potremmo dire per un'autoclave. Cioè io ho visto sindaci, ho visto io personalmente i sindaci arrivare con i carabinieri e impedire che delle autoclavi, l'autoclave anche questa è agli onori della cronaca recentemente perché si è parlato di un'infezione nella sala operatoria, no? L'autoclave serve per sterilizzare gli strumenti chirurgici. A Melito Porto Salvo ce ne sono una. Quando si guasta quella, l'attività della sala operatoria, il blocco operatore, viene interrotta. Io ho visto dei sindaci che nel momento in cui andavano a togliere una sterilizzatrice, arrivavano nell'ospedale, diciamo all'interno del proprio comune, andavano con i carabinieri a impedire che ciò avvenisse. D'altra parte, parlo della piana di Gioia Tauro, ho visto sindaci in collaborazione strettissima con la direzione sanitaria interessarsi affinché magari venisse spostata, perché l'ASP sappiamo che nella sua riorganizzazione ha chiuso molti ospedali e le apparecchiature installate in questo ospedale sono state un po' scambiate tra di loro. Ecco, noi avremmo necessità di una seconda autoclave, perché nel momento in cui si guasta l'unica che c'è, anche quella con anni e anni di onorato servizio, si interrompe l'attività del blocco operatorio. Allora ecco, prima la Ferrari ben venga, ci si preoccuperanno poi chi di competenza, perché è una decisione comunque che ha assunto la struttura commissariale, di mettere poi le risorse per farlo. Però ecco, sforziamoci un attimino
bisogno e io do tutta la mia disponibilità. Ecco, quel giorno quando si passeggiava con Scura, io sono stato chiamato, ero rimasto fuori dalla radiologia per dare il mio contributo sulla questione. Sono disponibilissimo a ridare il mio contributo. C'è un'apparecchiatura acquistata, ferma, che non può essere installata. Venerdì sono stato a Crotone proprio al congresso di radiologia, mi raccontavano che a Crotone già la utilizzano, l'ASP di Cosenza ne ha comprate 13, già molte le hanno installate. Ecco, quindi, per tutto quello che hai detto, conclusione, secondo me sarebbe poco, voglio dire. No, però. Ecco, sì, la Ferrari va benissimo, esatto. La risonanza, io sono felicissimo di questa notizia, anche ripeto, ho esposto quello che è il mio pensiero sui costi che andremo ad affrontare, però ecco, ci sono delle piccole cose per la quale la sinergia tra sindaco, direzione sanitaria e tecnici, secondo me, possono risolvere i piccoli problemi e far camminare quell'utilitaria. Appunto. Mentre il pensiero di Nina, ecco, questo ospedale che sento la gente, no, che per strada ce lo chiede, chiamando anche qui in radio, che è l'ospedale essenziale qui a Melito, perché l'area grecanica, ci sono almeno 60.000 abitanti, voglio dire, no? Quindi è una cosa, circa 50-60.000 persone, quindi è una cosa importante per la nostra area grecanica. Cosa si può fare, secondo il pensiero di Nino? L'ospedale. Benvenuta alla risonanza magnetica, insomma. Assolutamente. Sì, benvenuta alla risonanza magnetica. Però, credo che bisogna in realtà partire dal concreto, da quello che c'è. E da questo punto di vista, infatti, noi abbiamo partecipato all'assemblea aperta dei consigli dei consigli comunali dell'area grecanica, dove è stato presentato un documento. Noi riteniamo che sarebbe sufficiente in questa situazione al momento chiedere semplicemente l'attuazione del decreto 9 che è stato firmato dallo stesso Scura, in quanto riteniamo che se Scura ha elaborato questo decreto ha previsto anche le coperture finanziarie, quindi è un decreto che potrebbe trovare immediatamente attuazione. Questo decreto prevede 110 posti letto più altri 10, quindi si arriverebbe in realtà a attuare quell'ospedale generale in termini numerici che può evitare tranquillamente la chiusura. Si è parlato tanto di punto nascite, ecco, noi in realtà, per carità, io sono una mamma, il primo figlio è nato a Melito, ha avuto un'assistenza formidabile, devo anche nel confronto con la seconda esperienza che ho avuto a Riuniti, di certo sarei felicissima riaprisse un punto nascita a Melito. In realtà però adesso, al momento, il punto nascita è un reparto chiuso, quindi noi riteniamo che bisognerebbe in realtà combattere per mantenere e soprattutto potenziare quello che c'è. Io ho frequentato, faccio una breve parentesi, ho frequentato un corso di pronto soccorso pediatrico e mi hanno insegnato che nel caso in cui c'è un incidente, in realtà bisogna intervenire sulle persone che sono meno gravi, metterle in sicurezza per poi pensare alle persone più gravi. Ecco, allora io dico, in questo momento concentriamoci su quello che c'è. C'è un reparto di chirurgia che deve essere potenziato, è stato richiesto effettivamente anche con il documento che è stato presentato all'assemblea la nomina di un primario. Si parla della risonanza magnetica, vorrei dire che in realtà un paio di mesi fa sono stati nominati 3 chirurghi destinati proprio all'ospedale di Melito, di questi in realtà uno è già stato trasferito a Polistena senza neanche aver preso servizio, quindi questi sono i problemi concreti di cui noi ci dobbiamo occupare. C'è un servizio di oncologia che dovrebbe in realtà essere attivo a Melito già dal 2012-2013, c'è un reparto pronto, si tratta dei posti che dovrebbero essere trasferiti dalla Casa della Salute di Scilla a Melito. Bene, a Scilla si sono incatenati per difendere in realtà dei posti letto. Io per carità sono vicina ai malati, a chi si trova ad affrontare queste situazioni, però lì la cittadinanza è vicina e anche le istituzioni sono vicine e sostengono una situazione per cui in realtà non hanno neanche un diritto, perché ricordiamo che le cure chemioterapiche possono essere applicate all'interno di una struttura ospedaliera e non all'interno di una casa della salute. Da noi, dove abbiamo il diritto, dove questi 10 posti di oncologia sono espressamente previsti, non se ne parla neanche, si chiede in realtà la possibilità di una attuazione di un servizio di oncologia. Ecco, si parla di un ospedale generale ed è prevista a gennaio la chiusura del laboratorio di analisi. Sono queste le cose concrete per cui dobbiamo combattere. Ben venga la risonanza magnetica, basiamoci intanto, concentriamo la nostra lotta su quello che c'è, a difesa di quello che c'è e a potenziamento di quello che c'è. Successivamente si potrà chiedere anche di più, si potrà chiedere il punto nascita, si potrà chiedere la riapertura di
pediatria. A tal proposito io vorrei precisare che quando siamo stati convocati per visionare questo documento che sarebbe stato presentato all'Assemblea, in realtà abbiamo sia io sia Daniela Demetrio di Melito Cambia abbiamo in realtà sollevato la necessità di aprire un hobby pediatrico, di chiedere l'apertura di un hobby pediatrico, vale a dire la punto di osservazione breve intensiva per i bambini. Questo perché al pronto soccorso, quando in realtà vedono bambini, non c'è assistenza, li mandano direttamente a Reggio. Bene, noi avevamo chiesto questo, non è stato inserito al momento in questo documento, e nel momento in cui se ne parlerà, se ne discuterà in consiglio comunale, questa sarà una delle nostre richieste. Perfetto, sì, vuole intervenire. Sì, solo per concludere, perché nel parlare dell'ospedale, ricordando anche... Scusami che ti disturbo, però qua un ascoltatore merito avrebbe bisogno di te. Bisogno di tutti. Vabbè, non penso che abbia bisogno. C'è un cittadino di merito. Penso che merito abbia bisogno di tanti, di tutti, probabilmente di tutti, probabilmente tutti. Non ritengo, non so, sarà un parente, qualcuno che però non lo so. Ma comunque penso che abbia veramente bisogno di tutti. Tutti quelli che hanno intenzione di certo. Insomma, di dispendersi perché questa cittadina insomma migliori. No, dico, per chiudere sulla questione ospedale, proprio all'Assemblea abbiamo sentito parlare dell'elisuperficie. Sull'elisuperficie, io appena per la prima volta è stato tirato fuori il termine elisuperficie, la mia preoccupazione è quella di... è stata quella di andarmi a documentare su cosa significa una elisuperficie. Una superficie autorizzata, quindi che abbia tutti i crismi affinché l'ENAV possa, l'ente per l'aviazione, possa rilasciare la concessione e quindi essere utilizzata in piena tranquillità, sicurezza, dobbiamo escludere da questo i casi di emergenza, ad esempio i casi di catastrofi. In quel caso gli elicotteri hanno la facoltà di atterrare in qualsiasi posto. Abbiamo visto recentemente purtroppo un incidente mortale sulla nostra 106, sulla quale veramente potremmo fare un'intera trasmissione, su questa Benedetta 106, è atterrata sostanzialmente nei pressi di Caracciolino, quindi l'elisoccorso può atterrare in situazioni di emergenza, di catastrofe, può atterrare diciamo lì dove ha lo spazio necessario. Però se parliamo di una struttura all'interno dell'ospedale, del nostro ospedale, questa va fatta con tutti i crismi, e per farla, quindi autorizzata dall'ENAV, ha bisogno di una serie di caratteristiche. Io ho letto, ripeto, 4-5 progetti di altre regioni e ci sono dei dati tecnici, ha bisogno di una dimensione della superficie di atterraggio che è commisurata al tipo di elicotteri che ci volano. Io mi sono fatto mandare, grazie all'aiuto di Francesco Bacellieri, tutti i modelli di elicottero che volano in Calabria. Beh, in base a questi modelli di elicottero, la superficie che dovrebbe avere questa superficie è diciamo data da un quadrato di 16 metri di lato. Questo quadrato deve essere fatto, è vero, come diceva Meduri, da una colata di cemento di circa 20 cm, ma deve essere, diciamo, deve essere posta questa colata su una doppia rete elettrosaldata di diametro 12 cm. Poi ha bisogno di 7 metri a servizio attorno. Ma soprattutto l'ENAV diciamo, dà le proprie autorizzazioni in funzione dei servizi di emergenza, la luce, l'illuminazione notturna, l'antincendio, il gruppo elettrogeno, cioè sono cose che sommate nel loro complesso arrivano mediamente nei progetti che io ho potuto osservare anche a 380-400 mila euro. Ecco, allora se noi ci poniamo come interlocutori di una struttura commissariale, di un ente che può essere la regione, ecco, dobbiamo farlo in maniera credibile, quindi l'elisuperficie, la colata di cemento così buttata lì, non è una proposta credibile da parte di una struttura che poi deve autorizzare all'utilizzo. Poi ci sono anche problemi sulle vie di fuga, cioè non è banale. Inoltre io a chi parla di elisuperficie diciamo vorrei ricordare che appunto esiste quel finanziamento di 10 milioni di euro che prevede anche la realizzazione di una palazzina all'interno del comune, e quindi ecco, immaginando questo, mi confronterei con i tecnici per vedere dove posizionarla, perché questa non sia la solita diciamo opera che poi viene distrutta per consentire un'altra, quindi magari andrebbe comunque studiato anche alla luce di questa nuova palazzina che andrebbe costruita con i finanziamenti dell'ordinanza. L'ultimissima cosa, e chiudo, ma questa è proprio una proposta che lancio qui, perché nello studiare la questione ospedale mi sono reso conto che una cosa sulla quale non si è posto l'accento e che ai sindaci dovrebbe interessare, a tutti i sindaci dell'area gregana, quindi io spero che ci sentano in tanti, comunque che il messaggio
arrivi anche a loro, ed è la questione della camera mortuaria. Triste, diciamo, cosa da cui parlare, però necessaria. Tra l'altro, la camera mortuaria di Merito è ormai chiusa da anni perché non aveva più i requisiti per poter rimanere aperta. Siccome i sindaci hanno anche delle responsabilità in termini normativi sulla custodia delle salme, eccetera, ecco, dovrebbe essere una cosa che interessa loro, ma la propongo io, dico, purché la sposino. Ed è una questione, oltre che diciamo di tutela dal punto di vista normativo che loro adotterebbero, è una questione anche di civiltà. Noi pensiamo all'emergenza migranti, ci potremmo trovare da un momento all'altro a dover, diciamo, sopperire, insomma, a dover far fronte a questa emergenza migranti, magari a purtroppo persone che arrivano prive di vita, insomma, sulle nostre coste, ma immagino anche a, ad esempio, salme che devono essere tenute a disposizione dell'autorità giudiziaria per molti giorni. Beh, c'è l'obbligo di conservazione sotto determinati criteri. La camera mortuaria Melito è chiusa e nessuno ha battuto colpo. Ecco, io direi che in questo caso organizziamoci, incontriamoci con la direzione sanitaria. Lì i sindaci hanno delle responsabilità. Io non so come si organizzano i sindaci dell'area per la custodia, appunto, dei corpi. Cioè, quindi, ecco, senza voler scendere troppo nel dettaglio, ci sarebbe bisogno di celle frigorifere a lunga conservazione, a media conservazione. Non voglio scendere troppo nel dettaglio, però dico, invito i sindaci anche nel documento che si sta preparando a tenere in considerazione questo aspetto. Bene, Carmelo, posso chiamarti Carmelo? Sì. Come ti chiami? Non consigliere, Pietro, non Pietro, 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 non Pietro, Pietro. Ecco, no, voglio dire, visto che dalla regia ci hanno dato ancora più tempo, però ne è rimasto pochissimo perché era previsto per le 11. Ecco, abbiamo parlato della scuola, insomma, dell'ospedale, è anche giusto parlare di questo argomento importante che è la spazzatura, no? Ne vogliamo parlare anche di questo, perché visto che il tempo che ci è rimasto pochissimo, chi parte? Come vuoi. Ecco, Nina. Partire, Nina, così magari prende il caffè. Così lui beve il caffè, poi lui è più tecnico. Ecco, io. Sì, lui è l'esperto dei numeri. Esatto. Ecco. Io vado più sul concreto, sul pratico. Perfetto. È inutile dirlo, spazzatura, grosso problema a Melito in questo periodo. Voglio fare riferimento alla situazione attuale. Il servizio di raccolta rifiuti è stato assegnato all'AVR attraverso un'ordinanza che dovrebbe effettuare lo stesso servizio che era garantito dalla precedente ditta che gestiva il servizio. In realtà noi stiamo riscontrando diverse problematiche. A parte la raccolta ordinaria, c'è il problema della raccolta differenziata di plastica e carta. In realtà è una questione di è un problema importante perché molte persone ormai si erano praticamente abituate a differenziare. Era in realtà un primo passo verso la raccolta differenziata, verso l'attuazione di una raccolta differenziata vera e propria. Ci sono persone che hanno difficoltà adesso effettivamente a buttare la plastica, io rientro tra quelle, sono tra quelle, a buttare la plastica nel sacchetto dell'indifferenziata, così come la carta, e purtroppo in realtà questa raccolta differenziata di plastica e carta ancora non è attiva al 100%. C'è un problema. Per quanto riguarda, in questi giorni sono stata contattata da una persona che abita al Paese Vecchio, c'è un problema per quanto riguarda la raccolta al Paese Vecchio. Precedentemente la raccolta veniva effettuata attraverso un piccolo mezzo, non so se un'ape, un piaggio porter, non lo so, che comunque riusciva ad entrare nei vicoli e spesso in realtà effettuava anche addirittura un servizio di raccolta porta a porta, soprattutto a favore delle persone più anziane. Bene, adesso al Paese Vecchio c'è un grosso problema per quanto riguarda la spazzatura, perché non si riesce, molte persone anziane non riescono a portare i propri sacchetti della spazzatura nei bidoni nei grandi bidoni che sono in realtà al di fuori del centro storico. Tutto questo spero venga velocemente risolto. Si spera che ci sia una particolare attenzione per queste specifiche condizioni, si spera che si riattivi al 100% il servizio della raccolta differenziata. Noi stiamo aspettando che questo problema in realtà trovi una soluzione definitiva, che venga definitivamente. Da questo punto di vista abbiamo presentato una mozione, la mozione Rifiuti Zero, che speriamo a breve venga discussa
e venga discussa in, in consiglio, perché riteniamo che l'unica soluzione possibile sia quella di una differenziata forzata, quindi con una raccolta porta a porta, con la possibilità di creare dei piccoli compostaggi all'interno, per esempio mettendo a disposizione delle compostiere a chi ha giardini per effettuare il compost e quindi riciclare personalmente automaticamente l'umido, e questo per ridurre ovviamente i costi della discarica e per avviarci verso una campagna proprio rifiuti zero, con conseguente riduzione della tassa sulla spazzatura. Perfetto, questo è il pensiero della nostra simpaticissima Nina. Noi siamo abituati, quando abbiamo ospite con educazione, di fargli parlare, quindi noi non interrompiamo, tocchiamo l'argomento e poi facciamo, quindi non vi interrompiamo, diamo lo spazio, insomma c'è un messaggio, no? Questo ci tenevo a dirlo, perché dice noi non interrompiamo mai, l'ospite quando arriva deve trovarsi a suo agio, parlare e dire quello che pensa. Allora, non sono una parente, Carmelo, riferito al messaggio. Ecco, comunque sono una semplice cittadina che, ascoltando stamattina la radio, ho avuto il piacere, aspetta che lo leggo, ho avuto il piacere di ascoltare due persone come voi, professionali, competenti, umili e che hanno a cuore il proprio paese. Sì, abbiamo bisogno di voi, sono fiera di avervi votato, continuate così. C'è un altro, chiedo scusa. Questo è stato spesso per le manifestazioni estive e soprattutto ha pagato il comune o la provincia. Quanto è stato spesso? Posso concludere prima la questione, diciamo, rifiuti, sì, che è stata affrontata? Sì, poi, certo, se certo. Vuole Nina sulla questione, sì, spese estive, eccetera. Ecco, poi ne parla quanto per le spese. Sulla questione, è una questione appunto che ha merito e sentita. Proprio su questo prima ne parlavamo con Peppe. Lui dice che io mi sono sentito punto, mi sento punto ogni volta che si parla di rifiuti, io mi sento punto da qualunque cosa interessi il nostro comune, e soprattutto nel momento in cui si realizza un disservizio, un qualcosa che potrebbe essere gestito meglio, magari per il quale i cittadini pagano, e lì mi sento punto su tutto, quindi non è solo su quello, Peppe. Poi lui ha detto che probabilmente sta valutando la possibilità di querelarmi, non mi preoccupa, ecco, la querela. Avrò modo anche con lui personalmente di chiarire quello che volevo dire, però penso che tutti possano riascoltare quanto ho detto, e se lui ravvisa che ci sono i termini della querela, non ci sono problemi. Sulla questione spazzatura, anch'io, come dice Nina, do i numeri, speriamo che sia in senso, diciamo, buono. Mentre Peppe... Io volevo appunto dire che in un intervento del sindaco qualche settimana fa... A quello mi volevo rilanciare. Volevo rilanciare quello. Lui l'ha detto qui in radio, ma poi lo ha ripetuto anche in consiglio comunale, sì. Ha fatto dei conti alla femminina. Sì, appunto. Ha detto, allora io sono andato a cercarmi... Voi che li fate diversamente? No, magari. No, va bene. No, nel senso che magari sarete più precisi, ecco. Ma ci proviamo. Allora, proviamo a dire cosa pensiamo noi, ripeto, senza polemica. Sì, poi io ho provato a cercare il termine femminina sul vocabolario, non l'ho trovato. Ci sono alcune interpretazioni che non sono molto lusinghiere nei confronti del gentil sesso. Però penso, insomma, conoscendo così Peppe, spero non facesse riferimento a quello, insomma, è un termine magari di uso comune, no, ma no, non piacevole, ecco, ripeto, le interpretazioni sono troppo piacevoli, certo. Allora provo a fare un po' di conti invece diversamente. Sì. Noi, ha parlato Nina della differenziata, mozione di rifiuti zero. Intanto io vorrei fare una distinzione, perché nel parlare alla popolazione, ripeto, bisogna cercare di essere più trasparenti possibile, perché poi è la popolazione stessa che si fa le proprie idee, e nel momento in cui tu fai bene, loro apprezzano. Se tu cerchi di trasmettere un messaggio per favorire, diciamo, quello che è il consenso alla tua opinione, secondo me commettiamo un errore tutti quanti. Allora dico, diamo più numeri, più dati, più evidenza possibile alla cittadinanza di quello che è la situazione, e poi ciascuno si proverà le proprie opinioni. Ecco, un modo per fare chiarezza è questo. Nel momento in cui si paragonano due cose così sostanzialmente diverse, è chiaro che i costi non possono essere tra di loro confrontabili. Cioè, noi avevamo prima un servizio di raccolta, e a me interessa relativamente poco come consigliere comunale chi lo facesse, ma avevo un servizio di raccolta, mi può interessare che lo faccia bene, ma non chi lo fa.
è un servizio di raccolta. Il servizio comprendeva tutta una serie di attività che erano lo spazzamento delle strade, spazzamento meccanico, spazzamento manuale, la raccolta differenziata. Quindi la aveva un costo maggiore, diciamo. È un servizio che, ricordiamolo Filippo, penso che sia importante per una città, che comprendeva all'interno degli oneri di questo servizio anche l'assunzione di 18 persone. Stiamo parlando di 18 persone a merito Porto Salvo. È una Fiat, è una piccola Fiat a merito Porto Salvo, 18 persone. Certo. Non so quante sono le aziende, e quelle 18 persone erano assunte esclusivamente per l'appalto di merito. E cosa diversa è raccogliere ogni 3 giorni, mi pare, la spazzatura che si accumula dentro e fuori dei bidoni, con un gravissimo disagio, perché naturalmente 3 giorni non bastano i bidoni che ci sono, e tutto quello che poi ha raccontato Nino. Quindi quando si paragonano due cifre, dobbiamo mettere a confronto due cose sostanzialmente paragonabili. Un servizio è una cosa, compone una serie di... Mezzo servizio, diciamo. No, ma quella è una richiesta, si chiama spot, no? Una richiesta puntuale. Sì, sì, ho capito. Raccoglimi la spazzatura che si è accumulata. È una cosa sostanzialmente diversa. Sulla base di questo, io cosa... Ecco, i conti alla femminile. Qualcuno si è ricordato che può intervenire, aspetta un attimo, vediamo. Però sui numeri alla femminile ci tengo a chiudere. No, lo facciamo dopo, perché abbiamo la priorità alle telefonate, altrimenti la gente dice non c'è senza contraddittorio. No, ecco, per carità. Pronto? Pronto? Sì. Ho sentito tutta la conversazione, mi fa piacere, continuate così, andate avanti e forza. Grazie signora. Grazie per l'ospedale. Il suo nome ce lo vuole dire? Antonina. Come? Antonina. Antonina, grazie, buona giornata. Grazie mille. Ci teneva tanto la signora, era giusto. Ma anche qualcuno che magari non è d'accordo con noi, ci mancherebbe. Dicevo, analizziamo un po' di dati, precisi il più possibile. Poi qualcuno vuol dire, se ha dati diversi mi smentirà. Noi in merito produciamo circa 5.000 tonnellate di rifiuti all'anno. Che significa circa 420 tonnellate al mese. Scusami, ma ti devo interrompere. Pronto? Sì, la radio? Sì, Radio Studio 95, con chi parliamo? Paolo Sapone, sentite, io ho perso un mazzo di chiave, c'è in caso qualcuno le tocca là. Sì. Qualcuno che ha sbagliato le chiavi in diretta, va bene. Senz'altro, signor Sapone, d'accordo. Se qualcuno... Sentite, mi posso lasciare il mio numero? No, aspetti un attimo che siamo in diretta, guardi. Grazie, se qualcuno ci porta le chiavi lo faremo tramite la radio, ve lo faremo sapere tramite la radio. Anzi, passiamo la telefonata alla regia, rimanga in linea. Ok, prego, prego. Pronto? Scusami, c'è anche questo, naturalmente. Posso? Sì, si continua. Ok, scusami. Quindi dicevo, circa 5.000 tonnellate all'anno, significa 420 tonnellate al mese, 14 al giorno, questi sono conti che possiamo farci tutti. Quindi significa in 45 giorni, basta moltiplicare, diciamo, i 420 tonnellate al mese per 1,5 o 14 tonnellate al giorno per 45 giorni, e... Tenendo conto che il costo dell'indifferenziato conferito in discarica ad oggi, la regione ha aumentato tra l'altro questa cifra, è pari a 160 euro a tonnellata, noi abbiamo un costo solo per i rifiuti indifferenziati che verranno conferiti in discarica in questi giorni, in questi 45 giorni, negli ultimi 45 giorni di affidamento della raccolta ad AVR, che dovrebbe aggirarsi intorno a 100.000 euro. Allora, la domanda che io poi farò anche al sindaco direttamente, vediamo se in forma di interrogazione, è la seguente. Siccome l'ordinanza prevede l'affidamento dei servizi della raccolta dei rifiuti dell'RSU ad AVR per un importo pari a 102.000 euro per questi 45 giorni, e là nell'ordinanza viene detto compreso di ogni onere a carico del comune, cioè mentre prima nel servizio di cui dicevamo prima l'onere della discarica era a carico del servizio, dell'assuntore del servizio, quindi della ditta che faceva il servizio, questo va tenuto in conto anche in quella cosa che dicevamo prima, in quel paragone che dicevamo prima, in questo caso invece vengono assunti questi oneri dalla ditta, dalla nuova ditta incaricata di raccogliere. Allora, siccome così da un conto si parla di medie, può diciamo essere differente la raccolta, di poche migliaia di euro, ma si parla comunque di una cifra intorno ai 100.000 euro. Dico, o la ditta lo farà gratis, ben venga, risultato eccezionale in emergenza, non è questo quello che ci auguriamo, non ci auguriamo, come diceva Nina, che si passi immediatamente alla differenziata, però o lo farà gratis o c'è qualcosa che non torna. Cioè, se noi solo di discarica, o meglio, se la ditta solo di discarica dovrà pagare una cifra vicina ai 100.000 euro, l'affidamento di 102.000 euro,
lo farà gratis? Gratis, appunto. No, dico, vedremo anche su questo, ecco, chiederemo, cercheremo di capire meglio questa cosa, perché è un conto che è fatto in questo modo, ripeto, chiunque abbia dati diversi mi può contestare e non torna. Okay. Quindi sono conti, dice, che non ti danno nessuna attualmente. C'è qualcosa alla femminina del sindaco? No, non mi convince. Anche il termine non è particolarmente simpatico. Diciamo, è un modo di dire anche delle nostre parti. Quindi, ecco, secondo il nostro carissimo consigliere Carmelo Minniti, questo era il problema che ci teneva giustamente per quanto riguarda i conti che ha fatto il sindaco e quelli che sta cercando di fare. Altro per quanto riguarda la spazzatura, ragazzi, perché intanto volevo dire quanto è stato speso per le manifestazioni estive e soprattutto ha pagato il comune o la provincia? Adesso i numeri li do io. Allora, noi abbiamo presentato un'interrogazione a metà ottobre circa, proprio per sapere quali fossero state le spese specifiche per l'estate melitese e per tutte le altre manifestazioni che sono state organizzate dall'amministrazione comunale all'interno del nostro paese. Abbiamo avuto risposta e sono state in questi giorni proprio abbiamo avuto la risposta da parte del sindaco che ci ha informato che sono stati spesi all'incirca 35.000 euro tra le manifestazioni che rientravano nel progetto Estate Melitese, nel programma Estate Melitese, circa 30.000 euro, e poi tra la manifestazione di Miss Mondo e nella giornata dello sport. In realtà su Facebook qualcuno che forse ne sa più di noi, ma non so dove prende le informazioni, ha detto che in realtà metà di questi soldi sarebbero stati pagati attraverso trasferimenti della provincia. In realtà noi non ne abbiamo assolutamente alcuna notizia, anzi bisogna dire che durante un consiglio noi abbiamo approvato, la maggioranza ha approvato, noi non ci siamo astenuti perché contemporaneamente si votava anche uno storno di bilancio per quanto riguarda l'assistenza scolastica, quindi non ci siamo sentiti di votare contro, però non potevamo approvare una variazione di bilancio che prevedeva proprio lo storno di questi soldi dalla prestazione di beni e servizi non specificati in quel contesto, proprio per finanziare questa estate melitese. In altre occasioni mi sono trovata a sottolineare che in realtà effettivamente i cittadini sono stati contenti, molti hanno accolto queste manifestazioni con grande entusiasmo, dicendo che in realtà a merito non c'era mai niente. Mi sono permessa, forse da questo punto di vista sono stata in alcuni casi anche travisata, di sottolineare come in realtà a merito d'estate ci sono sempre state manifestazioni. Io mi ricordo da quando sono piccola di Sagre del Pesce, di Sagre del Pane Caldo, c'è la festa dell'immigrato a Prunella, gli spettacoli teatrali, ci sono sempre stati tantissimi spettacoli, con l'unica differenza che negli scorsi anni queste manifestazioni non venivano pagate o sovvenzionate dal comune. In realtà erano tutte a carico degli organizzatori, che spesso hanno, prima fra tutte la Sagra del Pesce, che forse era la manifestazione più importante che coinvolgeva il nostro paese nel periodo estivo, e soprattutto quella in realtà veniva organizzata, sostenuta anche economicamente dagli stessi organizzatori che avevano preso a cuore questa manifestazione. Quindi io ritengo che magari questi soldi potevano essere destinati ad altro, soprattutto nel momento in cui, quando si è parlato del problema delle scuole, il sindaco in un'occasione ha affermato: noi non abbiamo soldi per affrontare questo problema. Allora a quel punto magari si sarebbero potute evitare alcune feste. Per esempio mi è sembrato eccessivo pagare 5.500 euro per l'esibizione del Pancio sulla spiaggia, nel momento in cui spettacoli del genere, a parte le contestazioni, io non quindi sono andata. Queste spese sono state a carico del comune. Così c'è scritto nella risposta all'interno. Nella risposta sì, al momento noi non abbiamo notizie di trasferimenti da parte della provincia. Tra l'altro credo che se ci fossero stati noi avremmo dovuto approvare in consiglio la variazione di bilancio, come è avvenuto per i 5.000 euro previsti per le passerelle. Per i disabili che sono stati acquistati in questi giorni. Ritorno allo spettacolo del Pancio, mi è sembrato in realtà eccessivo spendere 5.500 euro per una serata, quando serate simili venivano offerte, vengono normalmente offerte dai lidi, dalle attività private che svolgono la loro attività durante il periodo estivo, magari quei soldi potevano essere destinati ad altro. Permesso solo in conclusione, in effetti nell'interrogazione si parla, abbiamo qui una copia di circa 35.000 euro, ma
ma più volte viene detto che ancora non sono state conteggiate tutte le spese, quindi potrebbero ancora arrivare alcune determine di liquidazione, se trovo da qui la parte dove il sindaco ci dice che in effetti potrebbero aumentare, quindi sono oltre i 35.000 euro. Solo di questa manifestazioni estive? Sì, solo di estate militese, Miss Mondo e giornata dello sport. Quindi però, si è speso sino adesso, diciamo. Guarda, se voi lo leggiamo, diciamo, sì, con assoluta precisione. Abbiamo ancora qualche minuto prima di con chiudere. Con assoluta precisione. Allora, sono 29.700 euro per quanto riguarda l'estate militese, 1.750 per quanto riguarda la finale regionale di Miss Mondo, e c'erano giornata dello sport, circa 8.000 euro. No, devi girare. Vediamo un attimo. Ah, ecco, era fronte retro stampata, sì. Scusa. Stampata. Quindi sono 2.909 per la giornata militese dello sport, dicevamo 29.700 euro per l'estate militese, 1.750. Ma giusto per chiarire, noi non siamo contro le manifestazioni estive. Ad esempio, io ritengo che sia stata riuscitissima la notte bianca, no? La notte bianca, sì. Veramente, che è stata probabilmente la manifestazione meno costosa, ma che ha visto il coinvolgimento sia delle attività produttive e più gente, e soprattutto anche di tantissima gente di ogni fascia d'età. Quindi non siamo contro le manifestazioni, questo sì, perché no, per chiarirlo, ci mancherebbe altro. Però in questo momento dici forse era meglio non spendere per altre manifestazioni, quindi sì. Vediamo un'altra telefonata perché abbiamo pochissimo tempo. Pronto? Buongiorno a tutti, sono Patrizia Crea. Buongiorno, assessore, io l'aspettavo, insomma, la sua telefonata. Abbiamo avuto quella del sindaco, ma lei può venire quando vuole comunque. Avrei voluto essere presente, il mio piacere sarà essere presente in trasmissione insieme a Nino, a Nina e a Carmelo. Con molto piacere. Anche no? Il nostro piacere. Così avremo modo di confrontarci, ecco, direttamente su tante argomentazioni. Perfetto. Io non ho potuto ascoltare in pieno tutta la trasmissione, ma mi corre obbligo fare la telefonata in questo preciso, certo, momento. Comunque potrei rivedere, assessore, lei potrà rivedere tutto perché è tutto registrato, quindi sicuramente manderemo in onda. Sarò lieta di farlo, ecco, perché quando si parla dei problemi del paese e vengono affrontate argomentazioni che hanno un'importanza strategica per la rinascita del paese, credo sia dovere un po' di tutti, certo, occuparsi anche delle opinioni degli altri. Intanto faccio i miei cari saluti sia a Carmelo che a Nina e auguro a voi una buona domenica. Grazie Patrizia, anche a te. Ciao. Certamente non potevo non intervenire proprio in questo momento su questo argomento qualità, qua. Sì, certamente, certo, non perché le altre argomentazioni siano state meno importanti. No, vabbè, mancherebbe altro. Si è parlato di cose importanti comunque, veramente. Anzi, non so quanto tempo ho a disposizione. Non me ne pochissimo, assessore, pochissimo tempo, perché già abbiamo dato più spazio, perché era previsto alle 11, siamo alle 11.46. No, però ecco, io se posso permettermi, magari, perché con Patrizia c'è sempre stato un confronto costruttivo, sì, anche al di là della politica, e ci rivediamo un'altra volta e affrontiamo tutto sicuramente. Per noi, sì, però mi corre l'obbligo, sì, qualche minuto ce l'ha, assessore, qualche minuto ce l'ha, però voglio dire, poi magari la prossima volta, magari d'accordo con Nina e Carmelo, lei può venire in trasmissione e faremo. Felicissima e lieta di essere presente, così potrò anch'io dire la mia su tutte le argomentazioni. Perfetto. Faccio un piccolo appunto. Prego. Bisogna partire da quello che abbiamo, ok? Mi prendo la responsabilità di quello che dico, dicendo che noi siamo partiti da zero, anzi se è possibile da meno zero. Può dire tutto quello che vuole, non la interrompe nessuno. Esatto. Prego. Affrontare le varie problematiche del paese, che siano di scuola, che siano di rifiuti, che siano di edifici pubblici o che sia anche di sport, è stato e sarà veramente complicato. Chiunque in questo momento si trovasse al nostro posto avrebbe realizzato le stesse problematiche. Io mi sento di dire che ci stiamo impegnando a 360 gradi e con tutta la sezione possibile, perché certamente non c'è molto tempo per dire siamo vicini ai genitori, siamo vicini a chi vive un disagio piuttosto che a chi non lo vive. Noi siamo vicini a tutti. E a questo proposito aggiungo una particolare richiesta. Faccio un appello a Giusy. Siccome si è parlato di paraolimpiadi e siccome mi corre l'obbligo di ricordare che sono l'assessore allo sport e anche alle politiche sociali, io sono stata, ho conosciuto questa ragazza e sono stata fin dal primo momento molto lieta di averla conosciuta e di aver apprezzato i suoi successi personali. Non mi tiro indietro nel dire che
se vengo probabilmente messa a conoscenza del fatto, delle necessità e di come possiamo accostarci alle sue problematiche e ad accompagnarle in un percorso che è solo un lustro per il paese, sicuramente lo faremo con enorme piacere. Giussi, ti faccio un appello, contattami o passa a trovarmi, ci sediamo un attimino e ragioniamo di perché tutto, tu così chiesto, come fino ad oggi a testa alta vi dico, ho fatto con chiunque, abbiamo fatto con chiunque si è avvicinato a noi o ha avuto necessità di parlare con noi nella per la risoluzione dei problemi. Detto questo, per quanto riguarda le scuole sarebbe una problematica troppo lunga, quindi non entro in merito in questo momento, ma spero di poterlo fare con un confronto aperto anche con i colleghi miei della minoranza in questo momento lì presenti. Mi corre l'obbligo però entrare nel dettaglio e nel merito di questa interrogazione, di questa risposta all'interrogazione che ho curato anche personalmente, non mi vergogno a dirlo, con il sindaco. Certo. Per cui devo dare qualche delucidazione. In effetti vi dico che la somma che è stata spesa nella totalità per le manifestazioni estive è di 30.000 euro, evidentemente farò qualche delucidazione in più in consiglio. Di questi 30.000 euro vi do la certezza assoluta che non ho potuto menzionarli all'interno dell'interrogazione, perché all'interno della risposta dell'interrogazione, perché ancora non è arrivato il trasferimento da parte della provincia, ma vi assicuro che la provincia lunedì, massimo martedì, perché ho avuto il contatto diretto col presidente Raffa, ci sarà un trasferimento di 15.000 euro alle casse comunali che vanno a coprire la metà dei costi che abbiamo affrontato durante tutta una serie di manifestazioni estive. Mi corre obbligo correggere però quella che è stata l'annotazione di Nina. Siamo cresciuti nello stesso paese e quindi abbiamo avuto modo di vivere probabilmente le nostre estati tutti a merito. È vero che sono stati spesi 30.000 euro, è vero che 15 di questi ci saranno non rimborsati, ma ci saranno trasferiti dalla provincia, però io non posso scriverlo nella risposta all'interrogazione fin quando non ci sarà carta scritta del trasferimento, che sarà a breve, vi assicuro che verrà fatto. No, poteva essere citato però, no? Ho visto, poteva essere citato, non abbiamo letto, diciamo, no, che... No, l'ho citato assolutamente perché non abbiamo contezza scritta, perché non potevo citarla all'interno della risposta dell'interrogazione. Lo faremo in seguito. Assessore Crea, mi scusi. Mi scusi, no, le spiego. Già mi fanno segni dalla regia perché abbiamo pochissimo tempo, poi ci tagliano. Allora vado, quindi, vado a concludere il discorso e poi avremo modo di parlare. Certo, sicuramente, con molto piacere. Diciamo che spendere secondo me 15.000 euro dalle casse comunali per aver organizzato tutto quello che è stato organizzato durante l'estate, sono stati tantissimi gli eventi, io dico l'abbiamo fatto e l'ho fatto con piacere, lo rifarei, perché comunque abbiamo avuto una promozione turistica per i nostri territori e per i nostri borghi che hanno portato soltanto un po' di turismo e un po' di introiti per le attività commerciali, hanno fatto girare un po' di gente ad ammirare anche le bellezze dei nostri territori, oltre la bellezza ovviamente dello spettacolo in sé. E mi corre l'obbligo anche di dire che poi in consiglio vi farò presente quanto è stato speso nel 2009, nel 2010, nel 2011, nel 2008 e nel 2007. Molte manifestazioni che venivano fatte a merito non erano propriamente fatte con le tasche dei cittadini, anche perché ci sono stati anni, 2009, 2008, 2007, che per le manifestazioni estive sono state spese 130.000 euro, 170.000 euro, 140.000 euro, con conti alla mano e con bilancio fatto degli anni precedenti. Ne discuteremo poi se abbiamo modo di confrontarci direttamente. Non rispondete, per dare atto. Perché tu mi hai chiesto pure una canzone poi alla fine. Quindi... Sì, poi c'è una richiesta particolare, ritorniamo un attimo. Quindi, non abbiamo più il tempo, ragazzi. Comunque. No, solo Patrizia, guarda, noi tra l'altro spero tu abbia la possibilità, so che è lunga, diciamo, magari ci sono tante cose da fare, di riascoltare la trasmissione all'inizio. Alla telefonata di Giussi noi abbiamo detto che sicuramente, anzi l'ha fatto notare anche Filippo, se avesse scritto a te, insomma, hai la sensibilità e ti abbiamo riconosciuto questa capacità di sì, ascoltare le stanze. Quindi su Giussi poi, forse, poi guarda, io l'ho fatto ora velocemente la somma, da quello che ci è stato detto si parla di 34.000 proprio al centesimo, 34.360 euro, e poi in conclusione si dice ho ricevuto bene la parte finale, ho ricevuto sulla parte finale, guarda le determine esatto che non compaiono in quel momento, infatti, perché ancora vengono menzionati
l'impegno di spesa, non si parla, quindi è compresa lì nella cifra, non si parla di determina, okay, quindi di numero in particolare, non faccio più, non si è arrivata ancora, non si è presa la fatturazione, ne parleremo poi dopo. Assessore, noi l'aspettiamo, magari l'aspettiamo così, lei, ecco, però io devo leggere qualche messaggio visto che c'è già in diretta che la riguarda. Buongiorno, vorrei sapere il costo totale di tutto, di tutte le spese, di tutte le feste, pardon, organizzate durante l'estate, e come mai la totalità di queste sono state fatte a Prunella? È solo un caso? Grazie Gianni. Un attimo, un attimo, assessore, perché ce n'è un'altra. Domanda per Patrizia. Con i soldi spesi per il pancio non poteva aiutare Giusy? Ecco, brevemente, assessore, mi raccomando, perché ci tagliano. Sì, allora, per quanto riguarda gli eventi fatti durante le manifestazioni estive, diciamo che la somma totale che è stata spesa sono di 30.000 euro, di cui aspettiamo un trasferimento provinciale di 15.000 euro che ci è stata assicurata, quindi avevo risposto già in precedenza. Che sì, tutte le manifestazioni siano state all'interno di Prunella, no, ricordo che Prunella ha una festa dell'emigrato totalmente pagata a carico del comitato di Prunella. Infatti vorrei sottolineare che le sagre, alle sagre che vengono promosse dai comitati di quartieri nelle varie località o frazioni del nostro paese, non è stato dato nulla. Mi spiace, perché è la prima volta che lei interviene nel nostro programma, io la devo tagliare. Ci tagliano e non abbiamo più il tempo nemmeno di salutare. Una buona domenica. L'aspetto, mi raccomando. Grazie, ciao, grazie all'assessore Patrizia, grazie. Ciao. Ecco, allora abbiamo giusto il tempo dei saluti e poi per mandare in onda quella canzone, perché sì, c'è un motivo. Venendo qui, insomma, riflettevo anche su quanto è successo a Parigi. E così nel porgere i saluti, nel salutare anche te, nel ringraziarti di questo invito di oggi, ho pensato quale potesse essere una canzone che magari ci lasciasse il tempo di riflettere un attimino anche su quello che è successo, perché tante volte prima di buttare giù anche qualche diciamo parere di pancia su Facebook o su qualunque altro social, forse, ripeto, come ho detto prima, un po' di riflessione in più aiuta alcune volte. Ecco, immaginando la canzone che avrei voluto ascoltare, ho pensato alla Guerra di Piero di De André. Quindi io, tornando un pochettino più giovane rispetto alla mia età, quando ti chiamavo per mettere canzoni, ti chiedo questa, ti faccio questa richiesta, ecco, magari senz'altro, di concludere per una riflessione verso quello che è successo a Parigi, facendoci sentire, John Lennon l'hai fatto sentire all'inizio, sì, quindi anche quella poteva essere un'ottima idea, la Guerra di Piero di De André. Grazie ancora, non parlerò più, quindi grazie ancora per grazie a tutti, grazie Filippo. Allora, io vi aspetto ancora, mi raccomando, noi non mandiamo l'invito, quindi venite, vi invitiamo, venite, chiedetecelo, che noi proponiamo, siamo pronti per darvi la totale disponibilità e tutto il tempo. Era sino alle 11, siamo andati oltre mezzogiorno, quindi anche dalla regia sono stati perfetti. Purtroppo niente telefonata, grazie al consigliere Iaria, grazie a te, Carmelo Minniti. Buona domenica a tutti, noi ci sentiamo alla prossima, vi lasciamo con Fabrizio D'André, La Guerra di Piero.